Pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa pa pa. Incredibile, signore, è tutta la vita che sognavo di farlo e siamo qui a Radio Stay Sanremo. Il festival è appena concluso, ma per noi comincia una kermesse, una boutade, un tutto quanto. Insomma, ci saranno Mariella Nava, i Magenta numero 9, vincitori di Sanremo Rock 2020, Memo Remigi, Vito Zagarrio, Sergio Busric. Cioè, una serata così non si è mai vista, ragazzi. Quindi, vediamo che è il primo a commentare. È Picchio della Ceroc che dice inaspettatamente buonasera e condividere la diretta. Importantissimo questa sera più che mai, perché con questi ospiti qua, cioè abbiamo avuto la premiata Forneria Marconi, Bobby Solo, ma anche dei Shadus, della Rabbia, insomma tutti, meritano tutti di essere condivisi questi artisti della nuova era, come dice Red Ronnie, che salutiamo e gli auguriamo un buon Barone Rosso domani sera. E dobbiamo arrivare a 50 condivisioni, ma passiamo a salutare i nostri sponsor che sono Antonello Mannarino, che a soli 39 euro ti dà una macchina del caffè più 100 cialde. Basta chiamare lo 06 39 75 1805 335 43 70 87, il secondo numero ovviamente. E salutiamo anche Gabriel Guitar Works, che questo potrebbe essere interessato a tutti i nostri ospiti della parte musicale, Mariella Nava e Magenta, perché se andate da Bertozzi, lui fa le chitarre fatte a mano, con cioè, tutti i filamenti di rame messi, tutti, cioè un suono pastoso, armonico, bellissimo. Vi metto il link subito, perché basta andare su Google Chrome e cercarlo, ma io ve lo faccio per voi, questo ed altro per voi, ragazzi, pubblico di Radio Serock. Lo metto nei commenti, vediamo su YouTube, eccolo qua, e su Facebook. Donna, quanto sono veloce e agile questa sera! Sarà Sanremo, sarà Sanremo. Vediamo se siamo in diretta. Vediamo se siamo in diretta su Facebook. Perfetto, tutto ok. Eccoci qua. Ok, avete il link, quindi non avete più scuse. Contattate Gabriel Guitar Works per la vostra chitarra. E adesso salutiamo, che ho visto nei commenti, Francesco Bardozzo. Grandissimi, buonasera. Francesco, Francis, Oberlunar, ragazzi. Salutiamo tutti gli amici di Sunroom che ci hanno tenuto compagnia. Insieme a Oberlunar, Marco Salom, c'è stata Rosita Celentano, Stefano Fresi, Morgan, che è immancabile in Sunroom. Abbiamo commentato insieme, è stata una settimana assurda, si sono fatte le 4 di notte tutti a commentare, a dire, a fare. E diciamo che va salutato Armando Di Marino e poi Elena Colani. Allora, salutiamo anche Amadeus che ci ha salutato su Sunroom, ma anche Arisa, insomma è stata una kermesse, ragazzi, fantastico. Poi Amadeus, grande protagonista di Sanremo, è lui che l'ha vinto in realtà, perché è veramente il conduttore, questa non è una sviolinata ma una presa di coscienza, più bravo che abbiamo forse avuto da sempre, più di Pippo Baudo, più Mi Spingo Oltre, più di Mike Buongiorno, è meno macchietta e più attoriale. È veramente peccato la scelta degli artisti, però ne parleremo con i nostri ospiti. Noi abbiamo perso quest'anno il Fanta Sanremo che avevamo vinto l'anno scorso con i Maneskin e anche all'Eurovision, e quest'anno puntavamo da subito su Gianni Morandi. Apri tutte le porte, dai, stai andando forte, un boogie boogie incredibile, cioè un rock and roll cioè anche Bobby Solo che abbiamo avuto qui a Radio Rock sicuramente apprezzerebbe. Vediamo che ne penserà Mariella Nava subito dopo la sigla che ci ha regalato gentilmente Roberta Giallo, che ricordiamo è il premio Lady Rock 2021. Sigla! Non c'è
speciale. Tra noi non si parla di attrazione. Stavolta no, non mi devo sbagliare. Confondere il reale con il mio stupido fantasticare. Con la fantasia ho visto cose bellissime. E quando ho fatto ritorno mi son sembrate lontanissime. Qui ci dividono spazi infiniti. Là eravamo così uniti. Non di male se ho paura di guardare lì nello specchio dell'anima. Lo so, i tuoi occhi mi diranno la verità. E allora io stavolta non la voglio sapere. Mi fa comodo. Ho visto cose bellissime. E quando ho fatto ritorno mi sono sembrate lontanissime. Qui ci dividono spazi infiniti. Là eravamo così uniti. Tutto è facile, tutto è difficile. Senza di te tutto diventa inutile. Sottile il filo teso tra il possibile e tutto ciò che resterà impossibile. Tutto è labile, tutto è indelebile. È insopportabile sentirmi fragile. Il mondo è di chi lo guarda negli occhi. A volte sono accese, a volte spenti. A volte accese, a volte spenti. E voilà, Roberta Giallo, che grande artista, che grande sigla che ci ha regalato. E io saluto il Fede DJ, ciao da tutto il gruppo da Room 104, su Twitter seguitela, adesso si possono fare le room anche su Twitter, io sono analogico, old school, ma queste diavolerie ci piacciono, è fantastico. Ma vado a presentare la prima ospite di questa sera. Partecipa nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo dell'87 con il brano Fai Piano. Nell'88 torna fra le nuove proposte con il brano Uno Spiraglio al Cuore. Nell'89 scrive un brano con Edoardo De Crescenzo che lo porterà al Festival di Sanremo dal titolo Come mi vuoi. Nel 91 partecipa nella sezione Big come cantante con il brano Gli Uomini e come autrice del brano Spalle al Muro, che sarà interpretata dal grande Renato Zero. Nel 92 torna a Sanremo con il brano Mendicante. Nel 94 riceve dal Festival il premio Volare con il brano Terra Mia. Nel 95 scrive il brano Per Amore, che sarà interpretato a Sanremo da Flavia Astolfi. Nel 99 torna al Festival con il brano Così è la vita, ricevendo il premio Miglior Melodia. Nel 2000, in coppia con Amedeo Minghi, torna a Sanremo con il brano Futuro come te. Infine, nel 2002... al Festival riceve il premio Più per la vita con il brano Cuore mio. È con noi qui questa sera a Radio Stay Sanremo Mariella Nava. Buonasera Mariella. Ciao, buonasera, buonasera a tutti, bentrovati, ciao. Era un po' Amedeus nella presentazione, sono stato bravo. preciso. Allora, com'è? Questa sigla ti è piaciuta di Roberto? Tu la conosci? Roberto? Moltissimo, Roberta Giallo, bravissima. Hai visto una che vocalità... Radio Stay Rock.
Brava, brava, veramente brava. Poi io sono molto interessata ai nuovi talenti, mi piacciono, quindi anche Sanremo l'ho seguito anche da questo punto di vista e ho scelto i miei preferiti, che coincidevano un po' con quelli della classifica finale, devo dire. Cioè, anch'io avrei eletto quelli, la coppia che ha vinto, Blanco e Mahmood, e poi anche altri che sono saliti un po' di più, e anche quelli che forse erano un po' più nascosti, ma che notavo, tipo Matteo Romano, che ha cantato Virale, tipo, guarda, sono stata molto attenta, Brava, sono brava, perché molto attenta. è un po' una nostra inviata speciale, dai, E anche questo. Giovanni Truppi, molto interessante. Strano, un personaggio strano, un po'. Io non sono per le critiche fine a se stesse, ma cioè, mentre Vinicio Capossella era perfettamente sul pezzo, nel pezzo di De André, la cover, Sì, no? Nella serata sì. delle tribute, lui non era proprio a tempo, non c'è entrato dentro proprio bene, 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 Beh, diciamo. mettici anche la verginità, no? L'emozione. Per lui la prima volta che sale su quel palco, e come tutti abbiamo più volte raccontato e hanno raccontato anche quest'anno i veterani, no? Ti toglie un po' tutte quelle Respiro. certezze, tutte quelle sicurezze. Quindi, insomma, mettici dentro anche questo, la Anche responsabilità quindi. di approcciarsi a un brano così importante, accompagnato da artisti così importanti, no? Insomma, come Vinicio Capossela, non era così semplice quel momento, però secondo me se l'è cavata, dai. Ma sì, ma sì, non siamo cattivi. Noi di Radio No, Stock abbiamo questa fama di cattivi, ma no. poi No, siamo. ma io lo dico con cognizione, secondo me se l'è Più di. cavata bene. Sì. Salutiamo Andy, Marco Barrano, che è un grande chitarrista e suona anche sintetizzatori, crea strumenti. È finito su Rock Prog di una rivista inglese per quanto riguarda gli Aspic Boulevard. E dunque, che ne pensi di Irama, per esempio, questo cantante che. Guarda, dal punto di vista interpretativo è cresciuto moltissimo, mi è piaciuto molto. Il brano era anche un brano molto delicato, dedicato a chi non c'è più, diciamo. Quindi in questi anni ne abbiamo viste di persone care che se ne sono andate. Quindi io l'ho sentito molto il suo brano. E infatti di sera in sera vedevo che saliva, saliva, saliva. Forse se avessimo avuto un'altra, non dico settimana, però altri 2 o 3 giorni, magari sarebbe arrivato anche sul podio. Sì, secondo me inizialmente, però poi ho apprezzato molto la sua voce, che mi ricorda un po', io lo definisco l'OTR italiano, quello Sì, di Take Me to the Church. una bella Wow, timbrica, sì, piena, piena, piena. questo delay quasi Sì. incorporato. Guarda, i timbri vocali che abbiamo scoperto in questi anni, ci metto dentro anche i quasi veterani come Elisa, insomma, sono sempre molto diversi, sono sempre molto interessanti. E, per esempio, anche lo stesso Mahmood ha un suono di voce, non ha una voce normale, cioè, ha un qualcosa che un filtro incorporato, chiamiamolo così, molto più. Autotune incorporata. Beh, sì, l'autotune è un po' più. A me disturba l'autotune, invece no, è proprio la rende uno strumento strano, un po' con dei richiami, sì, appunto, di una musica orientale, di una musica che comunque ci affascina, no? Mediterranea, è molto calda come voce, poi lui è sempre abbastanza preciso nell'intonazione, cioè a me non è mai dispiaciuto, anzi ti dirò che io lo sento molto completante il suo mondo autorale, cioè voglio dire, Mahmood da un po' di tempo lo vediamo anche come autore di tante canzoni per molte giovani interpreti, no? La stessa Noemi credo che portasse, se non Sì, sbaglio, un brano di Mahmood, come lo scorso anno Annalisa e Elodie ancora negli altri anni indietro. Quindi voglio dire, ci sono più titoli che a volte vedo sotto il nome, no? Come autore di Mahmood. E benché siano gradevoli quei brani, mancano della sua voce, cioè la sua voce dà il 60-70% di quelle canzoni. Motivo per cui la canzone che mi piace moltissimo, anche affiancata a Blanco, credo che sia difficile da cantare perché lui fa questi
preziosismi, come dicevo prima. Non è semplicissima la canzone. Non so che vita avrà, se una vita lunga, però è molto molto affascinante. A me è piaciuta da subito la loro prestazione, la loro canzone. Ci rappresentano bene l'Eurovision, quindi, secondo te? Secondo me è meglio dei Maneskin, ma non perché i Maneskin non siano gradevoli e non abbiano avuto quello che hanno avuto come risposta, ma ha più attinenza con, come posso dire, con la varietà che ormai è dentro la nostra scrittura. Cioè non è più la canzone melodica e basta, ma si è aggiunta di alcuni connotati che sono ritmo, che sono parole spezzate, che sono melodia spezzata, frastagliata, armonia ricorrente, sempre sullo stesso giro. Cioè ci sono delle cose, che diciamo delle novità, che sono degli ingredienti che sono stati raggiunti forse, no? In questa contaminazione, in questo sviluppo, in questa evoluzione della nostra musica, che la canzone di Blanco e Mahmood rappresentano forse anche un po' meglio. Questa è una mia valutazione, io di chi la mia analisi. Lo conosce bene, ricordiamo, insomma, che abbiamo detto sì. Una presentazione che non sì, anche se ormai insomma sono tanti gli anni che non mi dà, cioè e io manco da 20 anni, quindi male. Vediamo di nuovo Mariella Nava a Sanremo. Ci vuole un Fanta Sanremo che mi porti lì. Esatto, adesso ci colleghiamo con Mara Venier, così mettiamo tutto. Sai, questa edizione che ha dimostrato che la pluralità di generi può servire, perché appunto da Morandi, che è stato fortissimo, una grandissima energia, a Ranieri, appunto ai veterani come Elisa, come Noemi, ormai, perché insomma è da un po' che li vediamo, no? Sono 6-7 anni che insomma Elisa anche quasi, quanti anni erano? 17 ho sentito, quanti anni erano? Sì, 16, sì, anche lei, ridendo e scherzando, voglio dire. Quindi Iva Zanicchi, cioè, c'è stato un po' di tutto. Dice un commento, dice Marcella Candura: a me è dispiaciuto per Iva Zanicchi, aveva un bel pezzo, mi sarei aspettato almeno un premio per lei. Magari sì, alla carriera, ma hanno preferito darlo a Gianni Morandi, così hanno dato il contentino al pubblico di Giovanotti e hanno fermato la sua vittoria per favorire un Eurovision con Mahmood. Ma l'ha detto lei, no? Che già essere lì era il suo premio. Quindi questo io l'ho trovato molto bello, perché dopo la prima esecuzione ha detto: io ho già vinto il mio Sanremo, e già mi può bastare così, può anche finire qui, perché è vero, cioè comunque calcare quella scena, comunque essere al centro di un'attenzione come il Sanremo sa fare, è si anche unico in questo. Quest'anno, nell'epoca del multimedia. Verso. Già per tutti quelli che sono stati lì e che per 5 sere hanno riproposto la loro canzone, tutti i programmi ne hanno parlato, i giornali anche, voi radio, il web, insomma penso si sia già premiati, no? Bisogna anche essere contenti, insomma. Bene, ma tu hai un progetto con nuovo, no? Sì, io ho un progetto bellissimo, un progetto d'amicizia, di stima, di collaborazione che è nato quasi 2 anni e mezzo fa, e abbiamo iniziato a fare dei concerti, poi ovviamente, sì, con Grazia Di Michele e Rossana Casale, l'abbiamo intitolato Cantautrici perché insomma poi noi siamo cantautrici non solo, ma vogliamo sostenere anche le giovani cantautrici che abbiamo conosciuto nel nostro tragitto, nel nostro percorso, sia le cose che ci vengono anche spedite da far ascoltare, sono tantissime, quindi è difficile anche fare una selezione, però insomma quelle che abbiamo potuto come dire, inserire in questo progetto e soprattutto quelle che sono piaciute a tutte noi tre, le abbiamo con noi ormai in viaggio. Anche tu prima hai citato Red Ronnie è un altro che ci dà una mano anche a farle conoscere, che le ospita, certo, proprio nel suo barone rosso o rosa. Comunque. Rosa in quel caso. Certo. E poi, insomma, abbiamo anche scritto, visto che il Covid ha fermato anche il nostro tour, abbiamo scritto, insomma, messe lì, abbiamo pensato a scrivere delle canzoni insieme, e quindi è nato questo album, di cui abbiamo già fatto conoscere 3 singoli,
Segnali universali, anime di vetro e sotto un altro cielo. E adesso, l'8 aprile prossimo, uscirà finalmente l'album completo. Oh, e ci puoi fare la promessa che verrete tutte e tre a Radio Stereoc a parlare. Io te la faccio, strappa anche quella a Rossana. A Rossana. Io ci sono. Dai, se vuoi veramente, dopo il, quindi ricordiamocelo ragazzi. L'8 di aprile. L'8 di aprile, seguite Mariella Nava perché uscirà con il nuovo album. Sì. Cantautrici. Sì. Giusto? Sì, cantautrici. No, l'album si intitola... Lo posso dire? Non lo so, si può dire. Non lo sa nessuno. Wow, dai, facciamo questo scoop, regalaci questo scoop, come si chiama? Dai, dai. Non lo so, però se dopo le altre... Allora facciamo così, per scoprire il titolo dell'album a tra qualche giorno, se vuoi te lo darò, te lo scrivo. E tu... Esclusiva, esclusiva. Fammi avere l'ok dei miei... Vabbè. No, ma in realtà credo di poterlo anche anticipare, si intitola Trialogo. Mm-hmm. Trialogo. Trialogo. Eccoci. Trialogo, non triangolo, trialogo. Quello era Renato Zero, non è un'altra storia. Esatto. Che però c'entra perché spalle a muro, vedete come certo, certo. È collegato. Comunque, è un discorso a tre, quindi con tutto il nostro repertorio, con quello che abbiamo fatto insomma bellissimo. Fino a qui in tanti anni. Bali, se non sbaglio, dentro, no? Sì, dentro ci sono, allora, questi brani inediti, però c'è anche un tributo che ognuna di noi ha fatto all'altra. Bello. Del nostro repertorio. Non canzoni conosciutissime, non sempre, però quelle che ci sono piaciute, che abbiamo rimaneggiato a modo nostro. Allora, che dire, noi ci ascoltiamo il brano che ti è valso il premio Volare, cioè Terra Mia. Quindi ci salutiamo così e spero che ci rivediamo appunto dopo, che ci rivedremo da aprile. Assolutamente, sì, dai, dobbiamo farlo. Una bella puntata. Io l'ho scritto poco fa nel mio profilo Facebook, mi auguro che questo sia stato il motore di avviamento di tutto, soprattutto per noi della musica, dell'arte, di tutto quello che è stato fermo e che ha sofferto moltissimo, ma anche della ripresa della vita, dai, come da quel palco abbiamo un po' sentito questa pulsione forte, no, a venire fuori. Sì, lo anticipi sempre, sia politicamente che... Sì, tutto. Una ripresa, una rinascita. Dalla, riaprono le discoteche, via le mascherine, via l'emergenza, basta con questa pandemia, perché abbiamo trovato delle soluzioni, ne stiamo uscendo, dai. La trasformiamo in pandemia. Che sarà per i più. Allora, dice Marcella Candura, sarebbe bello un duetto live tra Mariella Nava e Ilaria Argiolas. Non so se hai presente la cantautrice. Come no, bravissima cantautrice che è nel nostro gruppo e ha una grande verità. Lei è nuda quando canta, è bellissima, mi piace molto. Sì, ma guarda. Si direbbe che sta da D in romano. Esatto. Ha famo sta cosa. Dice Morgan, facciamolo. Sì. Grande Marco Castoldi che ci è venuto a trovare la scorsa settimana con Oberlunar, che salutiamo tanto. E noi ci lasciamo e ci ascoltiamo questo capolavoro che ci hai regalato a Sanremo. Grazie a voi per ricordarlo. Quindi con Terra Mia, Mariella Nava. Ciao a Radio tutti. Ciao, grazie. Mariella, grazie a te. Ciao. La fatica di più.
palpiture, voglia di cambiare. Bella la terra mia, Natale soli, forte la terra mia, alloga l'amore, e sarà come astu cielo, e grande come astu mari, tutta la ed eccoci qua, vado a presentare il prossimo ospite. Adesso passiamo ai prossimi ospiti, appunto con il brano dal profetico titolo Non si può, sono i vincitori di Sanremo Rock 2020. Ladies and gentlemen, qui con noi a Radio Rock TV, Magenta 9, gli altri li facciamo, ti ricordi la gag? Dove sono? C'è Amos. Cos'è successo? Ci scusiamo intanto con Memo, lo anticipo, visto che lo vedo già in studio, che stiamo facendo un po' tardi, ma si sa, le ladies si fanno sempre attendere, quindi... Memo, abbi pazienza, facciamo una cosa stringata, dai. Guarda, con te volevo affrontare, no, perché insomma ogni ospite, ti ringraziamo di essere qui con noi e commentare. Grazie a te Gianluca, grazie a te a nome di tutta la band. Onorati. Allora, recupero subito. Sei molto bello, non ti ha ancora detto nessuno, vero? No, non me lo dice. Te lo dico io, allora. Grazie. Momento baci, qui non ci possiamo abbracciare come a Sanremo.
Però ci possiamo andare i baci così. Oh yes. Allora, qui volevo aprire una parentesi, visto che il rock Grignani, no? Gianluca Grignani, rockstar, no? Dice niente. Un pezzo di cuore, Gianluca. Grignani lo hanno criticato tanto perché è sceso tra il pubblico l'indomani, quasi tutti facevano la stessa cosa. Lo hanno fatto prima, lo sapete perché lo hanno criticato? Perché è ingrassato. E ingrassare perché si sta male non è concesso nello star system, secondo me. Amos, tu come la vedi? Io, a me è bastato vederlo, era tanto tempo che magari mancava o comunque non si vedeva in occasioni importanti, a me è bastato vederlo e io sono stato contentissimo di vederlo, ha cantato bene, ha cantato alla grande, ha cantato una canzone meravigliosa, una canzone fortissima, potente, ancora attualissima, molto bravo anche Irama che lo accompagnava, mi ha fatto un bel duetto, per me Grignani è quello lì, insomma, carico, rock and roll. E se uno poi non gli va bene o non gli piace, tanto non puoi mica mettere tutti d'accordo. Quindi qualche Anche detrattore c'è sempre. Io sono stato felice di vederlo. secondo te qual era? Tu hai fatto il Fantasanremo, hai seguito Beh, hai dei allora preferiti, dai. in maniera molto non modesta, ma ti posso dire che avevo beccato i Tutti tre e tre. sul podio, li abbiamo beccati. Cioè, viste le prime 2 giornate, visti tutti i concorrenti, ascoltati i brani, devo dirti che io avevo fatto un lotto di 4. Avevo messo Gianni, Mahmood, Emma ed Elisa. Ho detto uno di questi 4, secondo me, vince. Poi addirittura ho beccato tutto il podio, quindi insomma, dai. Si vede che comunque è stato un Sanremo, secondo me, bello, perché ci sono state tante cose che hanno spiccato, quindi è stato facile seguirlo, divertente seguirlo, frizzante, tutte le giornate sono state anche diverse, ben orchestrate, Dai, visto che belle però canzoni sparse ovunque, quindi secondo me voto 10. siamo del rock, no? Le vibrazioni, come non citarle, hanno fatto We Esatto. Will Never Die, no? Dei Beatles. Ragazzi, il pezzo delle vibrazioni è micidiale, è bellissimo e secondo me avrà grande successo radiofonico, soprattutto tra gli amanti del genere rock, ma si sono presentati con un pezzo fantastico, ben orchestrato, ben eseguito, un bellissimo pezzo. Non so perché siano stati così un po' penalizzati dalla classifica finale. Magari non era un pezzo, so, magari un po' più difficile da digerire, più che altro nella versione live, ecco, perché se la senti nella versione studio in radio è un pezzo che spacca. Magari dal vivo era un po' più difficile da capire nell'immediato, quindi magari il pezzo non è stato subito capito, però voto 10 alle vibrazioni, assolutamente. I Maneskin hanno fatto un figurone anche quest'anno e diciamo che pian Dovranno pianino ricandidarsi con dimmi le tue verità, Coraline, Coraline. vabbè, ci sta. Due Secondo me festival di seguito ci rappresentavano di nuovo all'Eurovision e rivincevano pure l'Eurovision. sì, io sono Però molto contento perché pian pianino il rock comunque si sta facendo strada anche sul palco di la Sanremo. rappresentante di lista, grande pezzo rock con quel giro Ciao ciao. Con il culo, ciao con il ciao. culo, con la testa, ciao ciao. Io all'inizio mi sono innamorato di Gianni Morandi, come ho detto nel prologo di questa Boogie Boogie, no? Fantastico. Poi chissà se Memory Migi ci farà una cover del pezzo di Morandi, sarebbe meraviglioso. Morandi ha spaccato, dai, era carichissimo. È stata bella anche la gag che ha fatto. Ci sono 3 generazioni sul podio. Elisa sta a metà, voi vecchi e noi giovani, Sì, ma poi Enrico Mentana, che salutiamo, da TG La 7, direttore, buonasera, grazie. ha Buonasera. fatto tutta una cosa cabalistica perché la metà degli anni di Gianni Morandi faceva la metà degli anni di Elisa che mancava perché più 22 che era il numero degli anni di loro, una cosa assurda, vedetelo quel post di Enrico Mentana che è simpatico.
Io so, cioè, ragazzi, c'è sempre qualche troll che entra, aspetta, blocca ogni cavolo di puntata, blocca utente. Non momentaneamente, ma per sempre. Vi accompagniamo all'uscita come fare a droni. Allora, Paul Gray che dice grandi magenta! All right. Bella Paul. 50 condivisioni, bravissimi, dobbiamo arrivare a 100 questa sera, almeno. Yeah. Dobbiamo arrivare al 70%. Se Sanremo ha fatto il 60% dello share, dobbiamo fare noi il 100% dello share. Grignani è un grande artista che è stato un po' rovinato dal mercato musicale, un po' di rispetto, certo, assolutamente, infatti. Soprattutto rispetto in primis. Poi a me non ti dico, per me è troppo, cioè io sono un assolutista, cioè... Però rispetto a quello che è successo poi, io rifiutavo addirittura l'indie e facevo parte di gruppi indie che facevano indie, no? E perché il rock era morto nel 94 con Kurt Cobain, con la chiusura dei Guns N' Roses, quindi figurati, un estremista. Però stiamo tornando, insomma, poi rivedendo le cose, poi, cioè, nel senso, Tiziano Ferro in confronto a quello che è la trap, insomma, è un genio assoluto, è Bach. Cioè, no, anche Luca Di Lisio rivaluto, quindi, cioè, figurarsi che Gianluca Grignani. E poi, ecco, se una persona è in difficoltà, accanirsi, sparare sulla Croce Rossa, non è carino, non... anche perché nessuno ha avuto il coraggio di dire, è solo perché è ingrassato. Noi, cioè, io lo dico da nuovo grasso, insomma, cioè, qual è il problema? Cioè, forse c'è un motivo, un problema dietro, quindi... Non... Ma ha cantato alla grande, ragazzi. Nessuno l'ha detto. Nessuno, cioè, nessuno il coraggio di dire non mi piace perché è ingrassato, lo trovo ridicolo perché è ingrassato. Allora ditelo perché dice è andato in mezzo al pubblico, ci sono andati tutti. Sì. Ha cantato male, non si può dire. L'unica cosa che si potrebbe dire che non ha funzionato della sua performance è il fatto che diceva cantate, nessuno cantava. Quello, se volete, è un punto di debolezza della performance, che non ha funzionato a livello di perfezione dello star system, che Guy Debord dice, no, deve essere tutto perfetto e poi serve solo a nullificare le masse, no? Quindi quella mossa lì è venuta meglio a Cremonini, diciamo così, dai. Sì, perché ancora male. Quella di far cantare il pubblico è venuta meglio a Cesare, grande Cesare. Ma io canterei con te velocemente, perché qui i tempi stringono, dobbiamo mandare un brano di Magenta per farvelo ascoltare, ballare tutti insieme e godere in tutti i sensi, perché il video non è niente male. Ci sono delle ragazze pulp che fanno le poliziotte. Hai capito? Ci sono le poliziotte. E quindi stai attento a comportarti bene, ai, se no una manga nell'atta, se ne metti la mano su. Vabbè, non diciamo niente, con Non si può, brano profetico finalmente smentito dalla storia, no? Perché piano piano si sta tornando a poter fare le cose, però l'avevate scritto, ma ne parliamo dopo. Sì. L'avevate scritto prima, poi ne parliamo, quindi con Non si può, I Magenta numero 9 a Radio Stay Rock. Yeah. Vorrei
capire. Ma non si può. Vorrei la macchina veloce. Ma non si può. Piscina grande col giardino. Ma non si può. No, che non si può. Vorrei più soldi sul mio conto. Ma non si può. Vorrei sedere tutto tondo. Ma non si può. Vorrei due tette da modella. Ma non si può. No, che non si può. Non me ne frego perché, non sai perché, ho il mio amore qui con me, è qui per me, la mia gioia è fianco a me, a fianco a me, col suo sorriso, i suoi occhi che mi abbagliano, qui davanti a me, yeah, yeah, sono qui davanti a me, yeah. Sul serio, vorrei andare sulla luna, no che non si può, tutta la vita insieme a te, insieme a te, è il privilegio più grande che c'è, stare qui con te, vivere con te, ogni mio giorno lì vicino a te, davanti a te, yeah, yeah, stare solo con te, yeah, yeah. Ecco, scusate, ho lasciato solo sul palco al rientro. Quello della diretta. Dai, dai. E qui Paul Gray che dice: vogliamo immaginare il prossimo Sanremo a renderlo rock. Ciao Paul Gray. Ce la mettiamo tutta, dai, ce la mettiamo tutta. Dai, regalateci una bella esibizione un po' a Sanremo, dai, che chiamiamo Amadeus, chiamiamo Mara Venier, chiamiamo tutti per i Magenta numero 9 a Sanremo, anche yeah. Con questo di Sanremo speriamo di propiziare a questa, di essere propedeutici a questa tutto cosa. Può succedere. Tutto può succedere. Il futuro non è scritto, ho rivisto oggi Terminator Genesis, capolavoro. Ma quanto è bello. Terminator, i primi due firmati da Cameron, poi James Cameron, giusto? Sì. Sono bellissimi. Sì, bellissimi, Titanic, forse più noto per Titanic a livello mondiale, poi ne parleremo con voi. E ci sono i Guns N' Roses. Eh sì. You could be. Allora, ringraziamo il pubblico di Radio Serock che dice Picchio della Cerock ha fatto quasi 60 condivisioni, yeah. Quindi stiamo facendo il boom degli ascolti questa sera. Grazie ragazzi, grazie Mariella Nava, grazie Magenta che siete qui con noi, ma questo brano l'avevate scritto prima della... Sì, della... in realtà. È stato scritto nel 2017-2018, quindi assolutamente in tempi non sospetti, non mi immaginavo assolutamente di finire poi dentro la pandemia, dentro il lockdown, era semplicemente un brano dove mi facevo un po' un'analisi di quella che era la mia vita e vedevo che sì, c'erano tante cose anche magari stupide o poco importanti. Gli antichi, ma non si può. Sì, magari delle volte per delle cose stupide che non riesci a fare ti metti dei gran problemi e invece alla fine i problemi non sono mica quelli, anzi. E adesso che siete famosi, li avete comprati i mobili antichi? Ne stavo parlando proprio con mia moglie prima, sì. Qualcuno sì, ma in realtà sono i nostri parenti che non li volevano più in casa e ce li hanno regalati dopo aver scritto la canzone. Di chi vorrebbe essere rock? Dico di chi è rock. Achille Lauro dice: posso chiedere a Amos cosa ne pensa di Achille Lauro in generale? Sai, in generale penso sia un artista molto importante, un artista che si è affermato negli ultimi anni in un momento che non era facile, perché comunque la trap è un movimento che arriva, che nessuno si aspetta, prende tanto spazio,
Achille probabilmente sì, arriva un po' col vento della trap, ma poi dimostra di essere un artista diverso che mette in scena un po' come si faceva anche nel rock, come faceva Alice Cooper, no? Per dire, quindi mette in scena un ambiente dei personaggi, dei vestiti, un modo di apparire molto particolare, può piacere di più, può piacere di meno, però comunque se ne parla. Quindi E se ne poi parla, funziona a Sanremo, funziona un po' ovunque. Come? bene o male, purché se ne parli, diceva Andreotti, quindi Esatto, poi toccherà sai, morire democristiani. magari se vuoi andare a mettere i puntini sulle i, puoi dire, vabbè, se magari non hai un pezzo micidiale, un pezzo bellissimo, cerchi di stupire con qualche altra trovata che magari ti Ecco, invece io ho per commentato. far parlare, no? È nata tutta una dinamica su Instagram perché c'è il vescovo di Sanremo che si è Ascolta, far incazzare i preti, far incazzare i preti è sempre una gran mossa. rock. È molto rock and roll, quindi voglio dire. No, ecco, io ho detto subito, dico, ragazzi, tranquilli, a cercare di far scalpore con il nulla, perché insomma non l'ha fatto come Jim Morton, non c'aveva quella forza spettacolare di un gesto di scalpore, insomma, mi è Sì, sembrato, sì. non vorrei usare un termine romano molto gergale, molto basso, una loffa, ma insomma, più o meno, cioè quando vuoi cercare di fare, e invece non ci riesci, capito? Non, e uno, e poi c'è uno che dice, ah, peccato, e adesso gli do risonanza, ma non dico il nome, quindi dice, ah, peccato, in Italia si può fare tutto, invece in altri paesi, vabbè. Chiudiamo la parentesi perché dice, cioè, meno male che perlomeno, cioè, io sono, diciamo, non ho apprezzato il gesto, ma meno male che Achille Lauro si possa esprimere al meglio artisticamente, come crede, come vuole, e che non ci sia estremismo, in questo, né da una parte né dall'altra, ma si conviva democraticamente, pacificamente, armonicamente. Se poi si voleva il sempre solito Sanremo dove sono tutti vestiti uguali, con la stessa giacca e la stessa cravatta, quello poi è già stato fatto, è già stato visto gli anni scorsi, all'inizio, quindi normale che andando avanti diventa una kermesse sempre più strana, particolare, sempre dove ci sono personaggi e cantanti che cambiano perché la musica è cambiata. Ormai, cioè, cantanti alla Morandi giovani. Non è che ce ne sono, quindi voglio dire, ci sono, infatti ci sono stati rappresentanti, però che ci ha fatto Andando forte. che funziona, vedi? Poi sai, Che capolavoro. oh, mio gusto personale, se devo dire, sei da solo su un'isola, ti porti la canzone di Achille Lauro, quella di Gianni Morandi, mi porto quella di Ah Morandi, sì, però Boogie Boogie, sai, viva il Boogie Boogie, sono viva il gusti. rock Beh, come si chiama la canzone che ha vinto? Brividi, non me la porterei su un'isola deserta io. and roll. Anche L'isola perché mi viene proprio finita, capito? lo Quindi, faccio con te che siamo rock, no? io credo che insomma a Sanremo è successo tutto il contrario di tutto, però una parte importante è quella del divertimento, perché la musica deve essere comunque portare divertimento, portare gioia, aiutarti anche a passare oltre delle problematiche che hai, no? Quindi magari si arriva anche con la musica, con una canzone, una ventata di allegria, un qualcosa che ti fa ridere, star bene e ti fa un po' scollegare il cervello, anche se non parla di una cosa così importante, così pesante, così pregnante, secondo me va poi bene lo stesso, capito? Invece magari adesso si punta molto l'obiettivo nel portare in scena grandi argomenti, grandi temi, grandi cose di cui dopo bisogna parlare per forza. In realtà basta anche solo divertirsi, eh? Cioè, guarda Cremonini con Only Cesare. rock and roll, but we like it. È Esatto. solo rock and roll, ma ci piace, Guarda dicono. il casino che ha fatto Cremonini con 50 special, capito? Mamma mia, capolavoro. Veste truccate. Anni 60. Super i bolognesi poi, come voi che siete Appunto, figli appunto, della Bologna. appunto, quindi Della Bologna. insomma, bene. Stanchezza. Abbiamo fatto le quattro con Morgan tutte le sere, ragazzi.
Allora, ultima domanda per te, Amos, e poi ti lasciamo parlare, ti lasciamo la tua serata. Vorrei chiedere ad Amos con quale artista di Sanremo vorrebbe far collaborare Magenta musicalmente. In 3 secondi, Amos, ti prego. Oh, questa è una gran bella domanda. Ah, mi piacerebbe, ci piacerebbe molto fare un featuring. Ci stiamo Come? infatti guardando in giro, mi piacerebbe moltissimo fare un featuring. Vorrei farlo con Achille Lauro, guarda, te l'annuncio. Achille No! Lauro, così Magenta 9, Achille Lauro, featuring Achille Lauro, fantastico. legnate. Altro che Limp Bizkit. Dice Picchio Tenace Rock, grazie per essere stato qua a Radio Stay Sanremo, ragazzi. La Grazie a voi. kermesse, dopo kermesse più eccezionale che c'è. Grazie a questi fantastici Grazie ospiti. Io mi scuso anche con gli ospiti a venire perché abbiamo fatto un po' tardi da scaletta, però insomma il bello della diretta. E Amos, ci prometti che siccome siamo per ascoltare un altro brano fantastico, che è La doccia, se non a voi. sbaglio. Avete fatto la doccia questa mattina? Avete Ragazzi, vi fatto siete la doccia? trovati. E ce lo ascoltiamo con piacere e ti invito prossimamente perché ci avete qualche cosa che bolle in pentola, se ne Sì, può, sì, sì. non se ne Abbiamo può. dei nuovi singoli. Allora, a dicembre è uscito il nostro primo album, Ceffi della Bolognina, che l'ho trovato un po' ovunque, che contiene anche La doccia non si può. Però tra poco avremo qualche nuovo singolo e poi vi dirò più avanti, dai. E Ci quindi sarà anche un video. Te lo dico. tornate, torni a Radio Stereo. Torneremo volentieri. Dai, Il mi video dico. della doccia è stato preso dal tour di quest'estate. Fantastico, quindi con un live praticamente Sì, a radio. online. È live anche l'audio, infatti. È stato registrato e filmato quest'estate nelle 12 date che siamo riusciti a fare quest'estate e lo potete vedere. E quindi i Magenta ci regalano un live con la doccia, i Magenta numero 9 a Radio Stay Rock. Ciao Amos! Ciao ragazzi, Stay Rock, buona ciao! serata. Apri gli occhi alla mattina, sei già bella e birichina. La veglia è ancora lì che suona, sei già in ritardo, scocca l'ora. Allora, cosa faccio io? Sai che cosa faccio io? Accordo la chitarra. La tua canzone nella doccia. Io te la canto nella doccia. Io sto a casa tutto il giorno. Ti aspetto a letto sul divano, appena entri scatto in piedi, ma sono lento e sei già in bagno. Allora cosa faccio io? Lo sai che cosa faccio io? Non sono mica Dio. La tua canzone nella doccia, io te la canto nella doccia. La tua canzone nella doccia, io te la suono nella doccia. Ogni giorno è nuovo insieme a te. Prendo un bel respiro, sai perché? Mi agito un casino col caffè e cercandomi trovo proprio dove piace a me. Sei tutta nuda nella doccia, sei tutta qui tra le mie braccia. Non voglio perderne una goccia. Oh no, no, no. La tua canzone nella doccia, io te la canto nella doccia. La tua canzone nella doccia, la suono nella doccia. La tua canzone nella doccia, io te la canto nella doccia. La tua canzone nella doccia, io
Ragazzi, qui si arriva a 80 condivisioni, quasi 80 condivisioni. Picchio Tenace Rock puntualissimo ci aggiorna sulle condivisioni in tempo reale. Ringraziamo il pubblico e vado a presentare il prossimo ospite. Nel 65 compone la musica di Io ti darò di più e la fa cantare al Festival di Sanremo ad Orietta Berti e Ornella Vanoni. Nello stesso festival del 65 compone anche la musica del brano La notte dell'addio, che sarà cantato da Iva Zanicchi in coppia con Vic Dana. Nel 67 gareggia a Sanremo con Sergio Endrigo con la canzone Dove credi di andare. Nel 69 partecipa di nuovo a Sanremo con Isabella Iannetti con il brano Una famiglia. Infine, nel 73 partecipa da solista al Festival di Sanremo con il brano Il mondo è qui, direttamente dagli studi della RAI e della 7, quindi di propaganda live. Abbiamo qui con noi il mitico Memo Remigi. Ciao. Buonasera, Memo, ciao. Direttamente dalla camera d'albergo. Eh sì, Più dalla dalla live. Hotel, no? Che è stessa No, ti dico funzione. io, ciao, voglio salutare innanzitutto il pubblico e poi volevo anche dirti che purtroppo non sono andato a Sanremo perché dovevo andare con Serena Borsone, la settimana di Sanremo che l'hanno fatta dal Casinò, perché mi sono beccato il Covid. Ci Anzi, lui si è dispiace. beccato me, non è che ho beccato io lui. Per cui adesso sono uscito da questa quarantena e devo dirvi che mi sono fatto la quarantenne Che è sempre un grande momento, ma poi il e l'ho cavaliere ha fatta risposto. con tutti i criteri, perché vi consiglio di farvi la quarantenne, che è sempre un'età fantastica. Niente, volevo dirti questo, adesso rientro e riprendo il programma di Serena, oggi un altro giorno, Oggi è un altro e giorno, vorrei fantastico. approfittare di questo spazio, perché credo sia uno spazio molto seguito, perché io credo che a volte, prima di parlare di Sanremo, con una canzone si possano dire anche delle cose serie, magari prendendo una canzone. Dimmi. C'è un piccolo errore di audio. Io proverei a levare le cuffie. Scusa? Prova a staccare le Non mi cuffie. senti? Provo a staccare le cuffie. Prova a staccare le cuffie, Vabbè. facciamo questo azzardo registico. Aspetta, aspetta. Sì, ci siamo. Vedo nero. Diceva Eccomi. Zucchero. Molto meglio, Aspetta. molto meglio. Molto meglio? Fantastico. Oh, finalmente la voce di Memo Remigi, una delle voci più interessanti e più autoriali che abbiamo avuto e che abbiamo Come mai in non età. mi vedo? Come mai non mi vedo io? Non ti vediamo più, Ah no, c'è forse hai. una rotellina. Aspetta, vediamo Ti cosa come posso sentiamo, non ti fare. vediamo. Quello della diretta, qui a Radio 6 Sanremo, ecco, è No. comparsa una simpatica Cos'è questo? un Vabbè. meme, Memo Remigi. Ragazzi, è caduto tutto. È caduto il Fantastico, collegamento. sto No, è caduto scrivendo proprio il tutto. telefono. Ah, ci Abbiate dispiace. Allora, pazienza, un secondo. intanto Prego. leggo dei commenti. Sì, Bentornato Memo leggi. Remigi, benvenuto a Radio 6 Sanremo, bentornato Memo. E dicono che si sente meglio, che si senta, si sente, sì. Succede, quindi è indicativo, si sente meglio l'audio. Aspetta che arrivo. Adesso Mi hai senti? disattivato la telecamera. Sì, ti sento benissimo, ma non ti Mamma mia, ho vedo. fatto anche le prove. E questa è la gag. Videocamera. Eccoci, Ecco. eccoci, Mi senti eccoci, adesso? perfetto. Perfettamente. Però non sento più l'audio. Tu non mi senti? Mi senti? L'audio dov'è? Prova, prova. Non ti sento più. Allora, dunque, grandi momenti a Radio Mazza Stereo, ragazzi. socia ragazzi, mettiamo il socia ragazzi. Allora, provo. Aspetta che arrivo, Sì, benissimo. Intanto io saluto Red Ronnie, visto che Picchio Tenace Rock ce lo ricorda col suo socia ragazzi. Anche lui ha commentato Sanremo, l'ha commentato Morgan su Twitch perché l'avevano bannato da Instagram perché voleva farlo. L'innominabile Kermesse la definisce Marco Castoldi, che è stato qui con noi. Lo potete vedere su Radio Sterock TV, le interviste di Radio Sterock, nell'intervista a Oberlunar. Si parlava di intelligenza artificiale e musica, un argomento
da un momento all'altro dovrebbe rientrare, dice Marcella Candura, era meglio lasciare le cuffie. No, Marcella, perché non si sentiva tutto male, ma si sentiva male l'audio, quindi ragazzi, insomma, vediamo, mando un messaggio intanto social, ragazzi, che mi tocca fare. Rimando il link a Memory Migi, vediamo, copia il link, vediamo, vediamo, vediamo. Abbiate un attimo di pazienza, anche gli ospiti. Invita di nuovo, StreamYard, vediamo, Comanci, Comanci, balla coi lupi, Vito Zaccaria apprezzerà questa battuta. Grande regista il nostro Vito Zaccaria. Ecco Memory Migi che torna. No, finalmente. Siamo. Chiedo scusa, ragazzi. No, no, bellissimo, è stato un momento un fuori onda. Questo andiamo a finire su Striscia Notizie, blob, WhatsApp sulla 7, sarà bellissimo. Chiedo scusa, ma mi è caduto il telefonino che l'avevo appoggiato, perché l'avevo appoggiato tra l'altro vicino a una tastiera. Vedi? Ah, c'è una tastiera. Sì, una piccola tastiera napoletana. Fantastico. Allora, ti stavo dicendo che prima di parlare di Sanremo, velocemente, penso che a volte con un messaggio, dato che io ho preso questo Covid, pur avendo fatto 3 vaccini ed essendo stato sempre molto attento, mi sono beccato questo Covid e mi sono fatto praticamente una settimana chiuso in camera e ne sono uscito, ho fatto un tampone proprio ieri mattina e adesso sono negativo. Ecco, è l'unica cosa dove sono negativo, per il resto sono positivo in tutto e questo mi fa molto piacere. e niente, volevo parliamo di Sanremo se vuoi, dai. Ottimo, chi era il tuo favorito in assoluto? Allora, allora, devo dire che di canzoni ce n'erano per tutti i gusti. È un po' come quando si va in gelateria, no? Perché tanti mi hanno scritto, mi hanno chiesto cosa ne pensi delle canzoni, qual è la tua canzone preferita. Io penso che ognuno abbia un proprio gusto. Come quando vai in gelateria, come vuole il gelato? Guarda, mi dia un po' di crema, cioccolato, pistacchio. Cioè, ognuno sceglie il proprio gusto, la propria canzone. Devo dire che in complesso ci sono state delle ottime canzoni, soprattutto delle fantastiche interpretazioni, un'orchestra formidabile, con dei suoni impeccabili, e grande professionalità da parte di tutti, dai conduttori, Amadeus, tutto qua. È stato veramente un festival straordinario. E per quanto riguarda le canzoni, tu mi hai detto la mia canzone preferita. Sì, il tuo canzone. La mia canzone preferita è quella che ha cantato una ragazza fanciulla che Amos non porterebbe mai sull'isola, si chiama Anna Mena. Ah, quello l'ho detto anche su Sanroom, ha la bellezza e il portamento, l'eleganza di una principessa della Walt Disney. Ma io mi chiedo perché non se la fila nessuno. Perché è troppo bella, allora no, è sparita, cioè tanta bellezza non era più umana, diceva. No, ma a parte la bellezza, perché non dobbiamo guardare solo su uno è bello, no, ma anche la voce. Se è vestito bene o se è vestito male. Io parlo della canzone. Vabbè, io appena l'ho sentita, mi è subito entrata nell'orecchio. Sì, no? Sì, poi, cioè, proprio anche la... Sai cos'è che l'errore dove è stato, secondo me? Nel sì. Testo. Non è molto bello il testo, è vero, perché tu lo senti, fa così, senti. Quando la notte arriva, aspetta. Ci abbiamo, siamo Remigi, Anna a Radio di Sanremo. Mamma non mamma un fiore, America Latina, un Cuba Libre amore. Quando la notte arriva, 200.000 ore, amarsi un'ora prima e dopo non lasciarsi mai. Memory Migi, no? Interpreta anche carina, nel testo. No? Ma questo regalo
Non era prevista, questa non era prevista, ragazzi. Non faccio come. Vabbè, dai, si improvvisa nella vita. Se non improvvisi, sei fregato, sai. Ma visto che siamo qui e c'è la tastiera, un capolavoro come Io ti darò di più, lo vogliamo accennare? No, comunque, non vorrei correggerti, ma hai sbagliato un anno, ma hai dato un anno e meno per le canzoni mie di Sanremo. 66 le due canzoni che ho avuto, La notte dell'addio, Io ti darò di più. E a proposito della notte dell'addio, ieri ci sono state delle cover bellissime e nel Festival di Sanremo del 2011 c'è stata la serata dove praticamente si è festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia, ti ricordi? Sì. Ecco, e in quell'occasione hanno scelto 11 canzoni, le più rappresentative, che potessero essere adatte per festeggiare questo avvenimento dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E fra queste 11 canzoni, Battiato ha scelto la mia canzone La notte dell'addio. Lui ha fatto l'arrangiamento, ha diretto l'orchestra e l'ha cantata Luca Madonia. Per cui ci tenevo a raccontare questa cosa perché era molto importante. E poi soprattutto la grande Iva Zanicchi, che era, abbiamo visto in grande spolvero, fu la prima sua canzone, il suo primo Festival di Sanremo. Che io te l'accenno, faceva così. La notte dell'addio, il buio dentro intorno, poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno. La nostra casa vuota, il sole inonderà, e tu non ci sarai, e tu mi mancherai, amore mio. Te lo ricordi? Il principe di Milano a Radio Stessa. E a proposito di Milano, ti volevo fare una piccola sorpresa. Wow. Non prenderlo come scherzo questa cosa che voglio fare adesso. È praticamente, io ho preso questa mia canzone Innamorati a Milano, che in fondo è quella un po' che mi caratterizza, fa memoria e mi dice, ah sì, quello di Innamorati a Milano, è la mia etichetta, no? E io ho preso questa mia canzone e ho provato a cambiare le parole per lanciare un messaggio, sì. Un messaggio importante. Fra tanti virologi che ci sono, che ascoltiamo tutti i giorni, io vi suggerisco di ascoltare questa mia canzone, che fa così. Sapessi che è angosciante vedere che aumenta la variante, questa brutta epidemia ci riporta ad un già visto, che pazzia. Sapessi che è incoscienza far finta che si tratti di una semplice influenza. Rispettiamoci a vicenda se vogliamo sistemare la faccenda. E allora dai, se non vogliamo pentirci poi, vacciniamoci tutti. Come messaggio è questo? Grande, questo è lo spottone. Lo spottone. Bellissimo, grazie di questo regalo. Figurati. Di questa, allora, diciamo, poi scusami, brevemente, perché so che hai anche altri ospiti. Devo dire che le canzoni erano molto belle, ognuno aveva una propria caratteristica. Poi mi ha fatto molto piacere che praticamente i primi tre classificati, il primo, secondo e terzo, hanno rappresentato le generazioni, come hanno detto un po' tutti, i giovani, gli anziani e poi i meno giovani. Io mi auguro che l'anno prossimo il buon Amadeus, che sicuramente rifarà il festival, si renda conto che c'è anche la quarta generazione, che è quella alla quale appartengo io. No, 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 tu ridi, ma è così. Io ho passato gli 80. Non si direbbe, quindi. Non si direbbe, ma lo dicono tutti purtroppo. Però ce li ho. Sono invidiosi. E sono contento di portarmeli, perché sto veramente vivendo una quarta giovinezza, non una terza giovinezza. Infatti, con questa felpa quasi da rapper questa sera, diciamo, dopo
gli outfit sfoggiati, diciamo, il principe di Milano con la felpa in TV, non sei, cioè proprio è un regalo. Scusami, cioè, guarda che con il mio Como Shapira sono un po' in carattere. E certo, tra l'altro la porteremo fra pochi secondi, quindi fra pochi istanti. Insomma. Adesso ti faccio vedere una cosa, la mia giacca, perché ho visto che Sanremo, il look è molto importante. Allora io mi sono fatto una giacca, guarda. Wow! È un doppio petto con battoni d'oro. Cioè, non so se mi spiego, ragazzi. Non so, guarda, devo dire che non me lo spiego anch'io, però ho visto che voglio essere all'altezza della situazione, capito? Per cui provo anch'io a vestirmi così, chissà che succeda qualcosa. Qui c'è una proposta da parte del pubblico, dice vogliamo Memo a Sanremo con i Jalis. Ma guarda, volentieri. Sarebbe bellissimo. Bellissimo. Tornano. Anche sì. Tu sarebbe un grande incontro. Sarebbe un grandissimo incontro. Avremmo veramente più che un fiume, una cascata di parole. Una cascata di parole, esatto. Ma invece ce la fai a accennare così la canzone che Radio Stereocca ha votato da subito, cioè Gianni Morandi con Apri tutte le porte, ce l'hai? Non l'ho ancora provata. Apri tutte le porte, non me la ricordo. Okay, dovevamo organizzare, vedi? No, fa niente. E invece, guarda, io ci tengo molto che tu faccia vedere e ascoltare il mio brano Como Shapira, perché sta andando bene. Io vorrei portarlo avanti anche per l'estate prossima e promuoverlo, perché adesso poi, tra l'altro, lo rifarò in alcuni spazi televisivi. E poi l'11, la prima serata del programma Cantante Mascherato, farò un duetto con una delle maschere. Fantastico. Perché la novità di questo programma è che alla prima puntata, venerdì 11, sì, Cantante Mascherato appunto, ogni maschera avrà un cantante col quale farà un duetto. E io farò un duetto con una delle maschere, non vi dico quale. Non so nemmeno io chi sono i cantanti dietro le maschere, perché proprio ti do la mia parola, non lo sa nessuno, ma non lo sanno neanche negli studi, perché arrivano tutti mascherati, non li vedi, non sai chi sono in tutto e per tutto, neanche a casa sanno chi sono. Quello se no veramente. E, chi lo conduce il cantante mascherato quest'anno? Emilio Carlucci, sempre. Ah, quindi facciamo gli auguri a Emilio Carlucci per la conduzione, a tutta la stagione di Rai 1 e anche a te per questa tua performance che ci hai anticipato. Sì, ma intanto io continuo con Serena Bortone, oggi un altro giorno, tutti i giorni. Oggi è un altro giorno. Questo è molto importante, perché praticamente è una mia presenza quotidiana in un ruolo mio. Va in onda dalle alle, per chi di Radio Rock ancora non lo sapesse, va in onda dalle 14 alle 16, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1. Quindi, per continuare a seguire Memo Remigi, basta accendere la televisione e andare su Rai 1 dalle 14, ragazzi. Oggi è un altro giorno. Oggi è un altro giorno. Domani si vedrà. Domani, per rimanere in tema della se non sarà sereno, si rasserenerà e sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Vedi? Memo, poi non lo diciamo ancora che esce il mio CD e tu forse farai un cameo in uno dei miei videoclip, no? Non lo diciamo. No, non diciamolo, dai. Non lo diciamo. Non sarà lo diciamo. Una sorpresa, dai. Sarà una sorpresa grande che sveleremo quando... No, ma non dobbiamo dirlo, dai, non dirlo, guarda. Io non proprio...
I'm Elisabetta Quinn, non, così abbiamo citato anche Troisi, malamente, ma tutto quello che è arte e cultura nel rock ci fa piacere ricordarlo e viverlo, perché lo Va viviamo. bene. Senti, noi allora chiudiamo con il Como Shapira e lascio spazio ai tuoi altri ospiti. Sì, quindi teniamo pronto Vito Zagarrio, che vedo con un dispositivo non collegato, quindi lo invito a uscire e rientrare dallo studio e ci ascoltiamo con la sua hit dell'estate, Como Shapira, Memore Migi, a Radio Stay Rock. E Radio Stay balliamo, ciao a tutti. E Rock. Balliamo. E qui si balla, ragazzi, con qui si l'eleganza balla. di Memore Migi, un signore, veramente, un Ciao signore. caro, grazie. Ciao Memo, a presto, ci Ciao, sentiamo. sì. Stay live, stay rock. A Grazie. presto, davvero, grazie, grazie di cuore di essere stato con noi. A te. Ciao. Ciao. Nella Plaza del Sol, se ci penso, sai, ti vedo ancora. Tu che arrivi così, col tuo vestito bianco e un fiocco viola. Com'è stato non so, tutto così all'improvviso, tu avevi però le chiavi del paradiso. Liberi di sognare, non bastarci mai. O Plaza del Sol, a cercarti mille volte ancora, sera dopo sera. O Plaza del Sol, col tuo profumo da gitana che mi sfiora ancora, suona un reggaeton. Solo adesso lo so, il tempo tutto non può cancellare. Come un quadro, un Van Gogh, il tuo ricordo prende sempre più valore. Non un piano, ma una chitarra. Io che ho sbagliato quasi tutto perché chi fa sbaglia. Io che rimango fuori al freddo per guardare l'alba. Tu che da sola fai più luce di una nana bianca. Le strade come arterie, stanotte è tutto spento. Un battito di ciglia, una piuma sul cemento. C'è silenzio tutto intorno, ma il vuoto è dentro. Ma il vuoto è dentro. Como Shapira reggaeton. O Plaza del Sol, a cercarti mille volte ancora, sera dopo sera. Como Shapira reggaeton. O Plaza del Sol, col tuo profumo da gitana che mi sfiora ancora, suona un reggaeton. Suona un reggaeton. Il tuo mare più blu, ma una chitarra. Io che ho sbagliato abbandonato quasi alle tutto perché chi fa onde, sbaglia. ho Io che lasciato rimango fuori al laggiù. freddo per guardare l'alba. Il Tu mio che da sola passato è fai più luce di una nana presente. bianca. Le strade come arterie, stanotte è tutto spento. Un battito di ciglia, una piuma sul cemento. C'è silenzio tutto intorno, ma il vuoto è dentro. Ma il vuoto è dentro. Como Shapira reggaeton. O Plaza del Sol, a cercarti mille volte ancora, sera dopo sera. O Plaza del Sol, col tuo profumo da gitana che mi sfiora ancora, suona un reggaeton. Le strade come arterie, stanotte è tutto spento. Un battito di ciglia, suona più un nessun cemento. reggaeton. C'è silenzio tutto intorno, ma il vuoto è dentro. Ma il vuoto è dentro. E adesso che canzone che c'è stata, ragazzi? Como Shapira di Memory Migi, fantastico, cioè grandi momenti e saranno ancora più grandi momenti quando risolveremo il problema tecnico che si è creato adesso con il prossimo ospite, ma risolviamo tutto. Quindi, ragazzi, pubblico, aiutatemi, commentate tutto quello che è stato, perché ecco, colgo per esempio l'occasione
per salutare il grande Anarchy Brain Rock Nation, che tutti i giovedì conduce Rock Café. Quindi giovedì non perdete la sua puntata, ci condurrà nei meandri della storia del rock, e non solo, è anche un mio amico, un fratello, che ha prodotto il mio nuovo album di Cani, di Linci, di Felci Selvatiche, di cui abbiamo firmato un contratto, quindi a breve uscirà, si può dire Anarchy, aiutami, non so. Intanto saluto tutto il pubblico e lo ringrazio, perché siamo arrivati a 100 condivisioni, 100 condivisioni ragazzi, 100, lo ridico, 100 condivisioni, quindi sono 300 perché l'ho detto 3 volte, quindi questa rappezzerà Bustrick che sarà con noi più tardi. Non si sente Sergio, se vuoi, però non ti posso anticipare, non ti, perché io ti vedo ma il pubblico no, quindi però sto leggendo il labiale, che io sono bravissimo a leggere il labiale. Vediamo, allora, scherzi a parte, dobbiamo ricordare un appuntamento domani alle 13. Zoci, che viene da X Factor, dal mondo X Factor, condurrà su Clubhouse, Radio Sterock, Radio Artisti Emergenti, con una artista che abbiamo conosciuto a Red Ronnie e che abbiamo imparato a conoscere anche qui su Radio Sterock TV, perché è venuta da noi, ovvero Roberta Carrieri. Ma torniamo alla chat privata di questo studio. Mi spiace, ma vi vedo, non vi sento, non si accende il microfono e telecamera. Allora, vi vedo, non vi sento. Allora, le mando di nuovo il link, le mando di nuovo il link. Non deve saltare un ospite stasera perché deve essere tutto perfetto, Radio 6 Sanremo. Se no, non siamo mainstream, non siamo. Le mando di nuovo il link. Vediamo nelle mail di Radio Stroke Gmail. Che bello che succede tutto in diretta qui con voi a Radio Stay Sanremo, la kermesse dopo la kermesse, lo spettacolo dopo lo spettacolo. Vediamo. Lo chiamiamo. Scrivi. Non vi dico la mail del prof, vediamo se riesco a mandare il link. Eccoci qua, social ragazzi, mi tocca far tutto a me. E link, ecco qua, invia. Allora, vediamo se ci riusciamo. Tanto lasciamo il messaggio di Picchio che sponsorizza la puntata di domani su Clubhouse. Vediamo un attimo. Zagarria, Vito Zagarria, social ragazzi, questo fa molto Red Ronnie in questo momento. Professore, siamo in onda, siamo in onda, le ho rimandato il link, quindi può provare. Perché prima funzionava, sì, ho visto. Intanto, il pubblico, Sergio, mi dai un ok se sentite anche Vito? Vabbè, voi continuate, io riaccendo il computer e tento di entrare, altrimenti parliamo al telefono, non so che dire. No, vabbè, allora facciamo entrare Sergio e poi. Vado su mail e rientro. Ok, allora invertiamo la scaletta e Sì, intanto. dai. Sì, così Ok, intanto andate avanti. perché ci Ok. tengo, insomma, alla sua partecipazione. Grazie. Beh, pure io qui. Non sono andato al cinema apposta. Grazie, Ok. per lei poi è una cosa importante, quindi insomma, grazie, grazie. Benissimo, ci sentiamo più tardi. Quindi, stravolgendo la scaletta di Radio Stay Sanremo, attenzione, che succederà? Perché c'è Gianluca May che sta pensando a tutto. E ma male, perché non funziona niente, ragazzi. Non funziona. E in modo inaspettato, andiamo al prossimo ospite di questa serata, che è un ospite d'eccezione.
Attore teatrale, televisivo e cinematografico, è noto al grande pubblico per l'interpretazione del personaggio Ferruccio Papini, ovvero il miglior amico di Guido, interpretato da Roberto Benigni nel film La vita è bella, che si aggiudicò 3 premi Oscar nel 1997. Allievo del leggendario Mimo Étienne de Creux, è un maestro della pantomima e dell'arte teatrale con cui si destreggia nei suoi celebri spettacoli quali Pinocchio Libero Tutti e Il Magico Piccolo Principe, di cui è interprete, autore e regista. È quindi un onore avere nello studio di Radio Stereo TV il grande, l'unico, il solo Sergio Busic! Accidenti, mamma mia, sono commosso. Sì, è vero, Grazie Gianluca, buonasera a tutti, grazie a tutti. Eccoci, siamo qua. buonasera, come va? Tutto bene? Bene, 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 tutto bene. Sono qui, sono contento che abbiamo anticipato. Anzi, guarda, mettiamo da così, Sì, l'ho più letto prima. benino, più frontale. Sì. No, non siamo fuori perché io dovevo essere alle 11, sono solamente 6 minuti prima. Vedi? Tutto Vedi? torna. Si sente bene, no? Intanto accetto Vito Zagarrio Allora, che io premetto che di Sanremo, non vedevo Sanremo da un sacco di anni, perché in genere non guardo la televisione. No, mi dispiace perché effettivamente era un bellissimo spettacolo da un punto di vista proprio della confezione, di come. Però io non amo la televisione e Sanremo me lo ricordo. Mi ricordo Memore Amici perché me lo ricordo quando lo vedevo da bambino, insomma da ragazzino. E devo dire è stato fantastico anche prima, eh? Cioè, a parte quando Forte, erano forte, forte, forte. Ma un vero. anche tutti i tuoi ospiti sono stati fantastici. Mariella, Nava, Sì, Maggio esatto, bravi, bravi tutti. Sì. Perché io stando aspettando, cioè sto aspettando da un po', quindi praticamente vi ho seguito. nel backstage dello studio Nel di backstage, io stavo nascosto Però dai, dietro. cioè, il caviale, lo champagne, cioè tutto qua, no? Certo, Giusto? tutto, tutto, Me l'avete tutto. Tu portato, sai che io ragazzi. ho Io la sola cosa di musica di cui sono esperto di musica, ho lavorato con Piero Pelù. Wow, il re Io ho del rock fatto and roll. la regia a un suo spettacolo, che era fenomeno. E mi sono divertito con Piero, perché il giorno si scriveva lo spettacolo, il pomeriggio si provava in casa mia a Firenze dove c'avevo un piccolo teatrino e lui sul teatrino con le basi recitava, improvvisava. E abbiamo montato lo spettacolo, che poi è venuto a Roma, è girato, e subito dopo poi sono ricominciati i Litfiba e quindi lui ha abbandonato lo spettacolo, perché il marchio. Pensa, lui con i fenomeni faceva 1.000 spettatori, 800, 700, si è rimesso a lavorare con Ghigo e immediatamente dopo ha riempito il Palazzetto dello Sport. L'Ottomatica qui a Roma, per esempio. Incredibile, Questo è eh? un boom. Dico Era lo stesso. Come? questo che ci hai dato, diciamo, è un link, un collegamento sia con Sanremo, perché nelle scorse edizioni, una delle scorse edizioni ha portato Gigante, ve lo ricordate, Gigante, l'ultimo brano portato a Sanremo da Piero Pelù, e è un link anche col prossimo ospite, Vito Zagarrio, perché su Bonus Malus c'è una scena con una canzone dei Litfiba, quindi ragazzi. Qui tutto torna perché c'è Red Ronnie che sta pensando a tutto, perché c'è Sergio Tutti Certo. che sta pensando a tutto, Insomma, se io. Zagarrio che sta pensando a tutto, Vabbè. perché c'è Maurizio Esatto. Trossa che sta pensando a tutto. Chissà se un Tutto. giorno inizierà anche noi. Salutiamo Maurizio, Red Ronnie. Tutti pensano. Dai, il tuo fantasarremo qual era? Chi dai, così a sentimento. Ma guarda, io non ho una. Premetto che ne ho viste tre serate su cinque, diciamo poco più di metà di 3 serate su cinque, perché poi verso le 11 mi stancavo. Cioè, direi una cosa generale su Sanremo è che certamente è un grande spettacolo, fatto molto bene,
ma io non mi sono mai commosso, mai una volta. Cioè, loro si commuovevano, loro erano emozionati, tutti ben vestiti, tutti vestiti anche divertenti, giocosi, i fiori, tutti, riconosco la bravura di più o meno tutti, molto, tutti molto molto professionali, però non mi sono mai commosso, cioè non è mai stato un momento, cioè non c'è mai stato un tempo per un respiro, per una cosa che non fosse una cosa voluta, voluta e scelta e rappresentata fino in fondo. Quindi Sabrina Ferilli ha fatto un bellissimo monologo divertente, è stata intelligente, molto intelligente, ma mi ha anche sorpreso, nel senso, non perché non penso sia intelligente, perché anche vedendo i suoi film che fa, anche i filmacci che fa, si capisce che è comunque una donna diretta, di spirito, che sa cogliere il momento. Però non c'è nessuna canzone che mi è rimasta, forse perché le ho sentite poco. Tu ami la musica francese, diciamolo. Io no, io amo un altro, io a me piace ascoltare un altro tipo di musica, diciamo non ho avuto questa commozione. Avevo cominciato a seguire, vedi, cominciato a seguire dal primo, mi ero messo buono, mi ero preso anche gli appunti su cose, diceva Achille Lauro è il nome di un'automobile, no, di una nave. Di una nave, sì. È una faccia scarabocchiata, facevo quegli appunti, mi prendevo, capito? Yuma, mi sembrava un armadio con la faccia di un bambino, perché questa figura grande, rettangolare, no? Ma non con cattiveria lo dico, eh? Tutti avevano una bella voce, almeno Noemi, brava, si capisce anche ciò che dice, questo mi sembra eccezionale. Dice, fa una canzone, diciamo, mi sembrava che lei aveva una canzone un po' con un gusto antico, che non mi dispiaceva. Morandi, certamente Morandi è bravissimo, straordinario, quello che vuoi, però secondo me anche Morandi non ha fatto una canzone per la sua età. Cioè, voglio dire, è vero, faceva il rock, no? Come diceva... Sì, faceva boogie, rock, cioè, lo capisco, però... no, diciamo, quella cosa che faceva non andava con il suo fisico, secondo me. Io non mi aspetterei... Fino alla fine. Non lo so, magari era giusto. Cioè, no, sicuramente loro hanno più ragione di me, loro sono famosi. Ci sarà una ragione, no? Lisa, aspetta, no, la rappresentazione di Lista, cos'è? Aiutami, Lista. Lista. Sì, ciao. Sì. Lo sai cosa mi sembravano le due statuine che si mettono sulle torte, quelle per i matrimoni. Però... sai, quella cosa lì. Poi Michele, bravi, bella canzone, bravo, bella canzone, sì, il vestito è coordinato alla canzone, l'inverno dei fiori, però poi lui l'ho visto molto anche ossequioso, no? Un po'... Lui è il favorito di Morgan, considera. Sì, va bene, sai, io Morgan non ho rapporti con Morgan. Cos'è questo Giovanni Druppi può essere? Giovanni Druppi. Lui bisognerebbe fare una colletta per comprargli un vestito. Dai, quella canotta. Lui è venuto con la canotta, ma soprattutto aveva la cintura della chitarra tutta unta di sudore. Proprio dove appoggiava qui, no? Non so se tu l'hai notato. Era carino, faceva tenerezza. Poi le vibrazioni. Grande gruppo rock, ci ha ricordato. Dov'è? L'altro. Aspetta, devi vedere cosa ha scritto. Mi sembra. Ah, le vibrazioni, sì, mi sembrava al limite dello stonato, ma forse io mi sbaglio.
non so, un po' mi sembravano, forse usavano delle tone, delle note un po', delle note così. Molto, io ho apprezzato Live and Let Die, la cover dei Beatles, e il loro pezzo era un po' sottotono, semplicemente sottotono, cioè così, non un capolavoro come ci hanno abituato. Laura Pausini, che sicuramente è una grande cantante, certo. Con questo megafono che faceva, quando usciva la voce col megafono era anche interessante, però anche lei c'ha questa voce, cioè, mi sembrava quasi più bella la scena della canzone, non so, quando ha fatto la scena con tutte le luci, tutti quei neon, che era molto bella, sembrava una cosa molto, molto interessante. Poi vabbè, niente, non è Giusy Ferreri, voce curiosa, però anche lei secondo me mi sembra quasi che lavorava per rendere la voce un po' sgradevole, non so perché. Beh, le performance non sono state eccezionali le prime due volte, poi ma anche per problemi tecnici, ci sono stati problemi tecnici anche con Ranieri, che non si sentiva bene, non arrivava al volume dell'audio. Diciamo c'è stato uno che a un certo punto ha abbracciato Maria Venere, Mara Venere, sì, insomma questa captatio benevolenzia, un po' così, anche Fabrizio Moro, un bel tipo, figo, un po' fioco, però aveva un carattere, non mi dispiaceva. Tutti, devo dire, sono stati bravi, avevano tutti una grande capacità, secondo me. Capisco che non è certamente facile stare su quel palco, e non è facile, certo. E non è facile, e penso l'emozione, però sì, alla fine loro si emozionavano, io mi sono emozionato poco. Perfetto, dopo che ci hai distrutto Sanremo praticamente in questa analisi, perché? Quasi come quella di Bonus Malus degli anni 90, così dissoluta, diciamo. I Vazzanetti, per esempio, mi è piaciuta. Io trovo che lei era una signora. I Vazzanetti era l'età che aveva, quella voce un po' roca, gli è venuta fuori una voce, sì, appunto, a parte che lei ci ha sempre avuto una grande voce, sì. Ma era carina, perché aveva un atteggiamento di essere quello che lei era, forse che non cercava di essere qualcosa di altro. Questo non vuol dire che, perché se uno si agita così, non può essere che sia lui, no? Però non so, lei mi sembrava in tono con la cosa. Per quanto riguarda chi ha vinto, sì, insomma, va bene tutto. Ma sì, va bene, sì, va bene tutto. Con Fabio Anarchy Brain, diciamo, sembra un po' un furbi, capito? Perché dice "Breathe, breathe". Questa cosa un po'... Sì, no. No, però insomma... Salutiamo. Però ti ringrazio, Gianluca, perché non avrei visto Sanremo, invece ho visto... No, non è che l'ho visto tutto, ma l'ho visto un po'. Diciamo, ha un po' marinato il Sanremo. Un po', insomma, ora... Sai, 5 sere di seguito, insomma... Anche invece gli uffici stampa, le cose con... Sì, Vittorio, no, poi sì, no, poi sì, no, figura... No, perché effettivamente mi rendo conto che invece a risentirle le canzoni, molte canzoni ti entrano nelle orecchie. Alcune frasi erano anche molto belle, voglio dire... Ma considera, a me mi hanno bannato a Roma per 3 giorni, io non ho più potuto parlare, perché? Entrando... Marco Salom, che mi ha detto: ma cosa ne pensi da direttore di Radio Stereo Hoc di questo? Ma ha messo la moderazione, che significa una cosa importante su Clubhouse, che sei moderatore della room. Allora dice: che ne pensi? E io ho risposto: ma che davvero davvero, si dice a Roma. Da lì non... Però c'erano anche delle cose buone, però ecco, se questo è il massimo che sappiamo esprimere come
Festival della Musica Italiana, c'è qualche cosa che anche perché basta vedere tante trasmissioni, da quelle di Red Ronnie a chi abbiamo intervistato noi, ma una miriade di radio underground, che c'è un brulicare di artisti che magari non hanno voce perché non escono da Amici, e invece meriterebbero, e magari porterebbero l'asticella a livello un tantino più in alto. Sì, no, ma è proprio, ma sai, il fatto che tu senti di essere in un meccanismo che è fatto per raggiungere il top di audience, il massimo dell'ascolto, il massimo, e quindi che non ti puoi permettere la sbavatura, cioè, tutti sono lì che per cercare di essere anche nel fare una cosa che magari è un po' bohemienne, un po' buttata via, un po' stracciata, un po' cosa, ma anche il povero è un povero costruito, un povero, cioè non c'è, secondo me, ma questo è proprio il meccanismo. Dici bene prima quando hai detto che Amadeus ha fatto benissimo, era molto bravo, però sai, anche tutte le sere vedersi Amadeus, poi vedere la moglie, il bambino con la mascherina, il bambino senza la mascherina, la cosa, il direttore delle rete in prima fila, non so, sembra proprio davvero, capito, una cosa, cioè non c'è mai stato una deve essere così, forse, certo, deve essere sicuramente così, ma lo star system che si esaurisce nei dettami di chi Debord, e quindi arriva come alla fine del Monopoli, ma per esempio il gusto leggero di una persona che suona il piano come prima e che canta, accenna due canzoni e che ti crea una è un meccanismo molto molto forte, un meccanismo molto forte e molto duro, non so se è una fortuna. Pure... poi tutto mangia, vedi, cioè, non so, il discorso della Foer che ha fatto alle 3 di notte, è passato, è stato... Drusilla, sì, grazie. È stato mangiato e digerito dal discorso della ragazza di colore che ha fatto tutto sul problema del razzismo, chiamiamolo per quello che è un razzismo vero, che è reale, e poi siamo arrivati alla Ferilli che alla fine, la prima sera, devo dire, sì, certo, Ornella Muti non è riuscita, secondo me, a andare al di là, era incastrata nel ruolo della bella donna, diciamo che è più cinematografica che televisiva. Quindi non, i ritmi, i tempi, io capisco che non è semplice, e quindi è passata. Però vedi, questa cosa che non si capisce, però, insomma, è un meccanismo interessante da capire, da studiare. Forse non da augurare al migliore amico, ecco. Il cinismo di Bustic, l'ironia di Bustic. Ma mi dicono che c'è un contributo video dalla regia, faccio come Amadeus. Sì, no, lascia perdere il contributo video, che dai. Sì, mi dicono, sì, è vero, ma non era previsto. Scusa Sergio, dobbiamo mandare il mi dicono da sì, mi state ok, allora mandiamo il contributo video. Allora io vi saluto e vi ringrazio a tutti quanti. Allora, se ci dici, ci sono delle date di questo contributo video che poi è... No, quella cosa lì, sì, faccio delle... Non so che cos'è di contributo video, che cos'è? Il Magico Piccolo Principe. Il Magico Piccolo Principe no. Adesso io sto portando in giro il Circo delle Pulci del professor Bustic. E non guardare in giro, perché il professor Bustic sono io. Con le pulci, con le pulci, sì. l'ho fatto durante la pandemia, fantastico, le pulci sì. ci sono o non ci sono non è importante, quindi interessa, mi piace molto fare il circo delle pulci, anche la pulce sexy, poi non diciamo sì, niente,
Certo, mi sono ispirato al circo di Calder. Se qualcuno lo va a cercare in internet lo trova, il circo di Calder, questo vecchio signore che negli anni 50 andava in giro con due valigie gigantesche e che presentava il suo circo agli amici. I suoi amici erano, non so, Picasso, Léger, poi un sacco di gente, la Guggenheim, no? Di cui è stato anche compagno per un periodo. Calder è grande scultore. Ci hai riportato anche questo finale di secolo, inizio del Novecento. Grazie. E allora, niente, ci vediamo questo promo che merita, perché è uno spettacolo che è veramente fantastico, come tutti i tuoi spettacoli, devo dire, io ne ho visti diversi. Ricordiamo anche Pinocchio Libero Tutti, che certo. È fantastico. E mi raccomando, quando ci avrai una nuova data, di comunicarcela nel gruppo Radio Sterocchi Italy di Facebook. Così. Ah, ok. Sì, aspetta, il 20 mi pare sono a Portoferraio, al teatro di Portoferraio, c'è solo un teatro. Il 20 febbraio, quindi non mancate. Il 20 febbraio, sì, sono, vediamo, Portoferraio, sì. Il 27, ho sbagliato data. Il 27 febbraio, non mancare. Porto Ferraio, sono, c'è solo un teatro, un grande lì, insomma. Beh, faccio le pulci. Ti godi dei grandi teatri, perché sempre nei teatri. Ma grandi, piccoli, guarda, dappertutto, ancora dappertutto. Anche in villa abbiamo fatto il teatro delle pulci, dai. Anche in villa, certo. Però mi è 20 giorni fa ero al Teatro Bellini di Napoli, che è già più che è un bellissimo teatro. Piani di bronzo, non vogliamo salutare. Piani di bronzo, dai. E Luigi Mancini, direttore dai, di bronzo. Bene. Ok, bravissimo. Sergio. Un abbraccio a tutti, grazie a tutti e bravissimi. Grazie. Con il piccolo principe, il magico piccolo principe, Sergio Bustrich a Radio Stay Sanremo, a Radio Serock TV. Ciao Sergio. Ciao. L'arte di Sergio Bini Bustrich, ragazzi. E adesso mi accingo a presentarvi l'ultimo ospite di questa serata, last but not least, come dicono gli americani. Sono bravo, ho detto bene.
Allora, il nostro prossimo ospite di questa serata di Radio 6 Sanremo è un regista, storico del cinema, critico cinematografico e docente universitario del DAMS dell'Ateneo di Roma 3. È stato il professore di Noemi, questo ce lo confermerà, cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 e negli scorsi anni ha partecipato al Dopo Festival Sanremese di Gigi Marzullo. È con grande piacere che invito a entrare nello studio di Radio Rock TV Vito Zagarrio. Finalmente, ciao. Però. Mi vedi, ci sono, qui già erano problemi tecnici. Che c'è un piano che c'è. Sì, ma se vuoi metto il mio sfondo un pochettino più umile qua della stanzetta. No, dai, c'è il pianoforte, mi sembrava Sanremo. Anche The Wall avevo visto un azzardo registico, un richiamo ai Pink Floyd e al fantastico film The Wall. Ma questo però, questo virtuale mi piace. Questo sì, è molto... No, posso cambiare in diretta se vuoi. Se vuoi ragazzi, vuole fare questa... è lei il regista. Ecco, dai, cambiamo sfondo. Senti, allora, no, ho sentito Boostrick. Sì. Era interessante, adesso sta cambiando, non so perché. No, ho sentito Boostrick, avevo la nostalgia degli anni di Firenze, dagli anni 70, insomma, dagli anni 70, 80, quindi mi ha fatto piacere vederlo e sentirlo e lo saluto caramente. E devo dire che Gianluca, poi io sono stato professore Gianluca May, non dimentichiamo questa cosa. E poi una cosa ti sei dimenticato, perché lì sono salite le mie quotazioni improvvisamente a Roma 3, dove per un attimo sono passato come il professore più famoso di Roma 3, perché io ho laureato Diodato. Tu parli di Noemi, che era infatti nel mio Wikipedia, dice sì, si fa notare perché ha laureato Noemi, ma io ho laureato anche Diodato, che devo dire, quando mi ha chiesto la tesi non avevo idea chi fosse, perché lui è molto così sulle sue, non fa rumore, diciamo. No, non fa rumore. No, però veniva così in maniera molto riservata e ha fatto una tesi sul videoclip, quindi poi ho detto ho capito chi era questo ragazzo molto serio, molto, molto riservato, mentre Noemi raccontava che voleva fare la cantante, che stava facendo, era agli esordi, quindi ho seguito benissimo e mi ricordo benissimo i suoi esordi, quindi questo è il mio rapporto con le star. Io spero che adesso vengano però Diodato, Noemi, qualche mio festival, qualche mio evento, perché invece adesso bisogna passare dagli agenti per beccarli, ma tant'è, questa that's life, per usare il tuo inglese. Bene, quindi di che cosa parliamo? Ah, no, tu dicevi i Litfiba, è vero? Non solo c'è una canzone dei Litfiba e c'è un riferimento a Litfiba, al Piero Pelù nella sceneggiatura, ma il bonus malus avrebbe dovuto avere la colonna sonora di Piero Pelù. Cioè io avevo chiesto a Piero e a Litfiba, che tra l'altro provavano qui vicino a casa mia, dove sono in questo momento a Firenze, sono nella mia casa fiorentina, e loro provavano qui vicino a San Domenico, avevo chiesto di fare la colonna sonora, perché mi piaceva questa idea del bonus malus, no? Del bene e del male, doveva essere una commedia ma un po' amara, e poi invece con la montatrice ci siamo convinti che ci voleva un altro tipo di musica, un po' più, come dire, da colonna sonora, ma Piero Pelù mi ha concesso, devo dire, gratuitamente una sua canzone, e c'è anche il video, a un certo punto si vede in una scena il video di Piero Pelù, di Litfiba, e si fa riferimento a Piero Pelù, tra l'altro la sua ragazza di allora, che non so, per un momento fu la sua ragazza, e ha fatto una piccola parte nel film, quindi noi rock, le ragazze tutto si tiene. Io ho seguito questo Sanremo, ma sì, al di là delle tue raccomandazioni, perché poi è un must, è un appuntamento da sempre di quelle cose, tra l'altro per chi si occupa come me di cinema,
questo appuntamento nazional popolare, come qualcuno avrebbe detto una volta, è importante. Insomma, mi piacciono le pratiche alte, ma mi piacciono anche le pratiche popolari. Cioè, io poi ho un figlio, una famiglia che mi costringe a vedere X Factor, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, quindi so tutto dei reality, di real time, su cui ormai si fanno delle tesi, quindi ti immagini delle tesi di laurea, quindi ti immagini il Festival di Sanremo. Un po' concordo con alcune cose che dici. Nel postmoderno. Sì. La televisione nel postmoderno, no? Sì, ma questo è post trash, a volte è post human, mi è sembrato. Io devo dire, ho avuto una doppia reazione. Da un lato concordo con qualcosa che ha detto Bustrich, cioè un pochettino troppo imbalsamato, appiattito sul potere, come dire, sul potere televisivo, sulle cose che si devono fare, sulla simpatia a tutti i costi, non so, di Amadeus è bravissimo, però sempre sorridente, io dico, ma che c'hai da sorridere oggigiorno? Se ogni tanto c'è un pochettino troppo questa idea di benessere, di come se il mondo attorno non esistesse. In fondo abbiamo vissuto due anni tragici, e sì, come se non ci fossero state queste cose, sì, è ritornato il pubblico, siamo tutti contenti, ma viviamo in un mondaccio in questo momento. E invece questa idea della Costa Toscana, o come si chiamava, no? Mi sembrava Costa Concordia, a me lì arenata davanti a Sanremo, arenata tre virgolette, mi sembrava un po' troppo, ecco, questo glamour a tutti i costi, così che doveva assolutamente giustificare lo sponsor, però mi sembrava una cosa eccessiva di questi tempi, e tra l'altro con un po' raffreddando il clima, non so, di Colapesce di Martino, la cui canzone dell'anno scorso è una canzone molto molto forte, no? Apparentemente leggera, no? Una musica leggera, musica leggerissima, una musica leggerissima di che, no? Cioè, sono strofe dietro il ritornello di una musica, anzi, leggerissima, ma invece parla di un buco nero, ecco, cioè una cosa da fantascienza e da, come dire, da angoscia del sociale. E invece farla lì alla Costa Toscana, cioè, ovviamente si indebolisce, si snerva. Detto questo, d'altra parte mi sembrava che ci fossero delle cose molto interessanti. La cosa che ho notato di più è questo sdoganamento del transgender e della fluidità, no? Cosa che credo che sia importante, ma insomma mi sembrava un tema persino ossessivo, cioè forse non ne abbiamo bisogno di rivendicarlo, di sdoganarlo, nella nostra vita quotidiana. Invece i torsi nudi i due ragazzi, Achille Lauro a torso nudo, ma anche Rcomi a torso nudo, poi tutti trasparenti, la moda che era femminile e maschile insieme, il transgender, anche se è molto simpatico e da Midian di Drusilla, però poi tutte le tematiche erano appunto di fluidità, di passaggio, di confusione, di contaminazione dei generi, anche giustamente. Per esempio, a me la canzone che mi è piaciuta di più, ma sin dal primissimo ascolto, che mi capita stranamente, è proprio quella di Mahmood e Socio, Brividi. Credo che sia Blanco, credo che sia una canzone bellissima, sia per gli interpreti, sia per la musicalità, sia per le parole, sia per la sensualità anche. Beh, quella è una sensualità, come dire, che si intravede, una sensualità omosessuale o bisessuale, o comunque una sensualità molto molto sottile, molto dolce, che mi ha molto colpito, come ad esempio mi ha colpito Michele Bravi, che declinava in maniera, mi è parso almeno, omosessuale la canzone di Battisti, no? Quando tu mi lasci solo, no? Era una declinata al maschile, insomma, è una coppia di uomini che si è lasciata, e questa voce roca con cui
Michele Bravo ha cantato "Dove vai quando poi resti solo?" Il silenzio, no? Come può uno scoglio arginare il mare? Cioè, sono le canzoni della mia generazione, ma cantata senza l'acuto di Battisti, ma con questa voce roca e un po' disperata, mi è piaciuto molto. E quindi questo tema dell'ambiguità, della sessualità, della pansessualità, del travestitismo, è certamente una cosa non dico nuova, ma che quest'anno sembrava essere proprio un tema ricorrente. Non dico nuova perché l'anno scorso le performance di Achille Lauro erano, no, i travestimenti, le performance di Achille Lauro, la Bove. Queste volute ambiguità mi sembrava ci fossero già gli anni scorsi, però devo dire che ho trovato questa canzone straordinaria, bellissima. Mi sono mancate alcune canzoni come quelle dell'anno scorso, insomma la musica leggerissima di Colapesce e di Martino mi piaceva molto, ma c'era Coma Cose che io mi sono cantato per mesi, ecco, c'erano delle cose interessanti. La stessa rappresentante di lista dell'anno scorso, Malik Ayan e i Maneskin, ovviamente. Maneskin, noi abbiamo tifato dal primo momento, l'abbiamo detto con Luisa Corna, c'era Luisa Corna in studio, dice: secondo te come andrà? Vincono i Maneskin. Abbiamo, son peggio di Maneskin. Sì, quindi ecco, alcune canzoni probabilmente dovranno sentirsele, bisognerà sentirsele un po' meglio, ma mi sembravano alcuni ritornelli dell'anno scorso, alcuni temi dell'anno scorso forse irripetibili. Ad esempio, l'anno scorso era impossibile perché c'era una bellissima selezione, ovviamente Fedez, per esempio quella canzone di Fedez e di Francesca Michelin, l'ho trovata molto difficile proprio come interpretazione, come tipo di note usate, ed era anche una canzone che parlava della nostra realtà. Ecco, questo l'ho trovato un po' meno quest'anno, era più sull'esteriorizzazione, i tatuaggi, ero tutto un tatuaggio. Sanrum, più che altro dei vestiti, più che delle canzoni. Stavamo lì con Rosita Celentano, Stefano Fresi, Marco Salom, che è il capitano della Rum, e si parlava più della canottiera, di truppi, dei vestiti degli altri, insomma. Canottiera o le non canottiere, o le nudità. Sì, poi soprattutto i tatuaggi, mi hanno colpito questi tatuaggi, sembrava la partita di calcio. Io ormai sono abituato ai calciatori che sono tatuati sino al collo, e questi erano tatuati o finti tatuati sulla nuca, sulla faccia. C'era l'idea di questo body painting, sembrava una performing art continua, e questo forse è un po' eccessivo, però per il resto è cyberpunk, pezzo. Prego? Un po' cyberpunk, Tetsuo, no? Un po' cyber, ma quello può essere anche interessante, ma cyber ma all'interno invece, allora doveva essere veramente cyber, mentre invece è all'interno di un comfort zone molto rassicurante del teatro Ariston, di Amadeus col cappellino che va a prendere i Maneskin con la l'automobilina, la Costa Concordia, ecco, ho trovato, c'era un po' una frattura tra questo mondo che si voleva descrivere di fluidità, di modernità, di tatuaggi, e poi invece l'altra parte la normalità più assoluta, molto, come dire, molto borghese, come un po' come se fosse un ritornare indietro al pre-pandemia, nel senso che la pandemia ha dato una nuova estetica, no? Questo dal punto di vista estetico mi sembrava un ritorno indietro. Probabilmente mi aspettavo, ti confesso che mi aspettavo, quando si è parlato di Raffaella Carrà, sì, mi aspettavo una trovata registica,
cioè mi aspettavo un ologramma, ecco, oggi si può. Pensavamo un ologramma, sì. Allora, ma infatti vedevo all'inizio di quella scena, mi sembrava, dico, bellissima questa idea dell'ologramma, invece era una ballerina in controluce che fingeva di essere Raffaella Carrà. Allora, osare, mi sarebbe piaciuto osare dal punto di vista della regia molto di più e dare questo senso di quello che è cambiato con la pandemia dal punto di vista estetica, con le nostre fantasie, con le nostre icone, con quello che stiamo facendo adesso, insomma, no? con questi Zoom, con queste Room, con queste split screen. Ecco, tutto questo c'era poco, ho trovato un ritorno alla tradizione. Adesso non voglio, a me sta simpatico Amadeus, anche se me lo vedo con tutte le salse, me lo vedo con i pacchi, con gli affari tuoi, con gli ignoti, lo vedo ignoti. Quindi forse un po' eccessivo, sempre con la stessa faccia, lo stesso sorriso e la stessa bravura, ma un pochettino alla fine ripetitiva. Ma mi ricordo ad esempio 3-4 anni fa le edizioni più, come dire, c'è stato forse più rischio, no? un po' più di rischio di mettersi in gioco, di inventarsi delle cose, di trasgredire dal punto di vista delle canzoni, delle danze, delle recitazioni. Favino che faceva dei monologhi straordinari, cantanti, ecco, questo forse è mancato, ecco, è mancato un po' di coraggio. E invece c'era ovviamente una grande professionalità, ecco, ma la professionalità media a volte non basta. Il cinema e Sanremo, un tempo c'erano i musicarelli ispirati ai grandi successi di, se abbiamo avuto qui Bobby Solo, l'onore di avere Bobby Solo qui a Radio Stroke TV, e abbiamo mandato un pezzo di Una lacrima sul viso. Poi c'era un altro film, Destinazione Sanremo, degli anni 50 o 55 se non sbaglio. Quindi che è successo? Come mai il cinema e Sanremo non dialogano più, secondo lei? Ma perché non ci sono più quei generi popolari, non ci sono più i generi popolari, c'erano prima, c'erano, ricordati che c'erano le prime, le seconde, le terze, tu non l'hai vissuto, ma ai miei tempi c'era la prima, la seconda, la terza visione, il cinema sino alla quarta visione col cinema parrocchiale, eccetera, e quindi la gente si andava a vedere, le famiglie andavano a vedere questi sottogeneri, c'era il musicarello, ma c'era anche il film varietà, c'era il film opera, oltre ai generi tradizionali, poi sappiamo che c'è stato il peplum, il western, un po' di fantascienza, un po' di horror, eccetera. Oggi questa cosa non c'è più, perché c'è la radio in diretta, c'è la radio con televisione, sono i videoclip, c'è un consumo molto diverso, quindi non ha senso quel tipo, è stato risucchiato quel tipo di cinema. C'è però un cinema che ha molto a che fare con la musica, per esempio molti di questi musicisti fanno poi colonne sonore, come sai il Tornatore appena distribuito in sala il suo film fatto a Venezia, proiettato a Venezia su Morricone, quindi la musica per film in questo momento ha un grande spolvero. Vedo che il film di Tornatore Ennio ha in un momento di grande crisi delle sale ha un grande successo, che evidentemente la gente vuole andare a vedere la musica per film. Io ho avuto l'onore di cominciare la mia carriera di intervistatore con lui proprio. Infatti, quindi la musica per film in questo momento è di grandissima importanza. Io ho avuto due esperienze recentissime, che ho appena fatto un film che è in attesa di uscita, si chiama Le Seduzioni, da un romanzo di Lidia Ravera, e ho lavorato con una cantante che tu conoscerai, che si chiama Pilar Patassini. La cantante Pilar, molto brava, veramente molto brava, che ha fatto una canzone appositamente per il film, di cui abbiamo fatto anche il videoclip, e che magari ti darò, vi farò vedere, magari l'ho mandato in onda. Sì, questo video. Diciamo, se lei vuole potrà tornare quando sarà nel cinema delle sale. Quando sarà in sala, ti ringrazio, mi piacerebbe fartelo vedere e parlarne con i tuoi ospiti. E quindi la canzone di Pilar, che invito,
che invito gli ascoltatori a vedere, che sono dei, su YouTube trovano dei suoi video bellissimi, Pilar, oppure Pilar Patassini come il cognome. E poi ho avuto il piacere di avere le musiche di Paolo Vivaldi, che è un nomen omen, Vivaldi è un bravissimo compositore, ha fatto le musiche di, per il cinema, ad esempio di Non essere cattivo, film del regista che è scomparso poi durante subito dopo le riprese, ma ha fatto tantissime fiction, Olivetti, tanto per una delle più famose era la fiction su Olivetti, quindi credo che il cinema e Sanremo, è chiaro che Legale, sì, non essere cattivo. Poi ti ricordo che Pupi Avati ha fatto un suo film ambientato, sì, a Sanremo, dove c'era il buon Boldi nella parte di un regista che quindi c'è un rapporto con la canzone, comunque c'è anche, sì, è continuata anche nel cinema e nel nostro immaginario. Ah, un'ultima cosa ti volevo dire, che mi ha colpito come ci siano dei collanti generazionali che mettono insieme la generazione di Morandi, cioè quella più grande della mia, e la generazione dei giovanissimi, insomma, Battisti, che viene cantato da Michele Bravi e poi mi sembra fosse cantato anche da Giusy Ferreri, no? Che ha cantato Dove vai quando resti solo? No, Michele Bravo. Senza te, no? Che poi canta con le vocali aperte, no? Senza te, io senza te, con le vocali aperte. Si sono fatto una carriera, voglio dire, con le vocali aperte. Quindi, con le vocali, sì, rocca e vocali aperte. Però, insomma, evidentemente Battisti riesce a interessare Michele Bravi come Giusy Ferreri, come insomma, l'altra cosa che mi ha colpito come contaminazione generazionale è quella dei Sempreverdi, Jovanotti e Morandi. La coppia Jovanotti e Morandi insieme è stata straordinaria, questo medley di canzoni e la canzone poi di Jovanotti fatta per Morandi, insomma, mi sembrava molto da un punto di vista culturale complessivo e anche oserei dire politico, tra virgolette, nel senso politico come impatto forte, come impatto forte nei confronti della scena, mi sembrava una delle cose più belle. Questi due omini, uno ultra settantenne, l'altro ormai cinquantenne, però che parlano, che ballano, che lottano, che si incazzano, mi sembrava molto interessante. Che ricantano poi, perché alla fine nel giorno delle cover gliel'hanno fatta ricantare un'altra volta a l'una e mezza ormai. Gianni Morandi, sì, dice, sì, no, non facciamolo, sembra un po'. Sì, perché Morandi, si capiva che Morandi non avrebbe vinto e poi c'era Jovanotti, quindi bisognava approfittare di quello. Quindi queste mi sono sembrate le cose belle, ripeto, forse un pochettino di coraggio in più da un punto di vista visivo, da un punto di vista dell'impatto, da un punto di vista della regia, invece ho trovato un passo indietro da questo punto di vista. Ho visto altre edizioni che osavano di più in questo senso. Grandi momenti. Allora, Baglioni, per esempio, l'edizione di Baglioni, secondo me, anche se Baglioni non è un presentatore, non ha la stessa abilità e la stessa facilità di un Conti, di un Amadeus, però era un direttore artistico, ecco, era uno che si inventava le cose, che si metteva in gioco, ironico, ogni tanto un po' imbranato, ma però aveva, come dire, si sentiva un carisma di eccezione, ecco, che qui, insomma, cioè il bravo presentatore, alla Mike Buongiorno, alla Pippo Baudo, ma lì c'era qualcosa di più. Secondo me Amadeus batte anche i due dinosauri, i mostri sacri, Mike Buongiorno e Pippo Baudo, più presente, meno macchiettistico e quindi più efficace, più reale. Adesso non per perché voglio sì, andare... Sì, senz'altro è bravo, non sbaglia non sbaglia niente, fa le flessioni, fa pure le flessioni, fa tutto. Sì.
cioè, quando deve fare la gag la fa bene, è credibile, non è che fa la 1, la 2, la 3, non c'è una cosa che puoi, diciamo, imitarlo semplicemente, non è facile da imitare, c'è chi l'ha imitato, ma insomma non è macchiettistico, secondo me. Quindi è un... Sì, no, assolutamente, assolutamente, però non essendo macchiettistico è anche più, rischia di essere un pochettino più banale, però va bene così, insomma, io mi sono divertito, certamente è un'edizione, è comunque un evento imperdibile, in tutti i casi è la storia della nostra vita, della mia, certamente, calcola che io ho l'età per avere sentito alla radio volare, in televisione non ho l'età, bianco e nero, Fausto Leali a colori, no? Cioè, c'è stata tutta l'evoluzione del quindi c'è l'evoluzione di Sanremo, non ho fatto a tempo a Grazie dei fiori, ma me la cantavano i miei genitori, quindi è la storia della nostra vita, della nostra società, un appuntamento ricorrente. Io credo che ormai ci siano, nel momento in cui il cinema è un po' in crisi e non è il cinema delle grandi sale, perché ormai il cinema c'è, ma è quello di Netflix, delle piattaforme, di appunto di una visione un po' solipsistica e a volte onanistica, no? Come quando si guarda i porno, mentre il cinema in sala era un'altra cosa. Una volta che il cinema è un po' in crisi e il calcio adesso è dimezzato, i grandi stadi non ci sono più, le persone sono contate, eccetera, resta Sanremo, restano questi appuntamenti nazionali che sono i collanti dell'immaginario contemporaneo. Avere un immaginario collettivo è importante, perché si può permettere anche un dialogo con l'inconscio collettivo, che c'è sempre comunque, quindi ci permette di esteriorizzare qualcosa e di dialogare, insomma, con esso. E questo me lo posso scrivere, questo, perché le ultime due frasi sono da tesi di laurea, da finalino di tesa di laurea. Da Vogler a Jung. Scrivimele e mandamele. Allora, ci lavorerò. Bene, allora ci ha promesso che tornerà con il suo film Seduzione, che sarà presto nelle sale. Faremo le 7 domande di Radio Sea Rock, Vito Zaccario, che poi adesso faccio un azzardo registico, vediamo. No, non ce la faccio. Sì, ce la faccio, non ce la faccio, vediamo. Vediamo se c'è un attimo di pazienza. Intanto mi dicono alla regia che c'è un contributo video anche per lei, quindi se aspetta un attimo faccio una sorpresa, un fuori programma. E intanto manderei il contributo, se non mi esplode la regia. Ecco, grazie. Il contributo da Bonus Malus, che vede presenti attori e attrici come Claudio Bigalli, che è il protagonista, ma Tina Cenci, Nina Soldano, Claudio Bisio, Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini, che erano imberbi, erano fanciulli ai tempi, insomma. È vero, li ha scoperti lei. Leonardo Pieraccioni non c'aveva manco la gente, ecco, quindi non c'era la barba, proprio a livello fisico, insomma. Ma vediamoci questa situazione. E Novello Novelli, buonanima, Carlo Monni. Carlo Mollis, due attori morti, poverini. Grandi momenti, quindi con Bonus Malus, Vito Zaccario. Grazie. La 108 stasera? Ta-da! E allora, si va? Ma dove? Ma come dove? Non te lo ricordi più? Stasera, serata, topa topa. Ale! Stasera, bambine, scusa, vai alle terme? No, perché sennò ti puoi attaccare a questa fontana di vita, eh?
Ma la Sabrina? L'ho trombata, l'ho messa a peorina, l'ho ricinata. Sì, voglia, sai, a voglia. C'ho il preservativo. L'avete saputo di Martagliati? Tu devi sapere che questo Martagliati gli piaceva da morire il Toyota, no? Il modello pick-up. Allora il suo babbo dopo un anno e lui insisteva gliel'ha comprato, no? Sì, è uscito dal concessionario, c'era una cariolina piena di cambiali, sai? Poi l'è tornata a casa, siccome c'avevo un grammo di sporco sui cofano, l'han cominciato a lavare tutta la macchina, no? Però lui è sta in una strada in discesa, si era dimenticato di mettere il freno a mano, gli è partita la macchina, gli andava in un burrone, completamente distrutta. E c'è il suo babbo, se torna a casa gli fa un culo così. No, rifigliati, eh. No, magari non c'aveva neanche la polizza casco. Passa la canna, vieni casco, vieni via. Te stasera tu sei ridotto per ridere, guarda. Guarda, ah, le fie, ti fa bene, tu dove di altre ce n'è? Si può trombare stasera! Momento goliardico del cinema italiano, una commedia cinica sugli anni 90. Conosci te stesso e il tuo prodotto. Fantastico, l'ho trovato. Socrate e marketing aziendale. Bravo, ti stai preparando a scrivere il mio Castoro Cinema. Bravo, grazie. Esatto, esatto. Allora, io ho la sorpresa, vediamo se ci riesco. Questo è un momento revival di Radio Sterock. Radio Sterock History presenta per la rubrica Radio Sterock History. Vediamo se ci riusciamo. Fa il video. Dai, dalla regia. Tempi tecnici. E ce l'abbiamo. Dov'è? Eccolo qua, scrivania. Dai, ragazzi, ma siamo proprio alle prime armi. Io so 10 anni che faccio sta cosa. Già prevede 1993, di cui lei è il regista. Nella scena iniziale c'è una significativa staffetta di white collars muniti di valigetta 24 ore. Quanto è importante l'ironia nel cinema italiano e non solo in quello italiano? Credo che l'ironia sia sempre importante, bisognerebbe sempre essere ironici nonostante le crisi, nonostante l'Italia in cui stiamo vivendo. Devo dire che Boris Manso era in un'altra Italia, era quella che già prevedeva la crisi, ma non è l'Italia del berlusconismo, cioè proprio nel 93, infatti tu citi le elezioni di Berlusconi, sono nel 94, poi sono state 20 anni di un'Italia diversa. Io credevo molto in una commedia come quella, non mi ricordo più, insomma erano i primi anni 90, era accaduto. Vabbè, ci siamo regalati questo momento di revival. Chi è quel ragazzo con i capelli lunghi? Era quel ragazzo con i capelli, però. Bene, dai. 10 anni di Radio Sterock insieme, che facciamo, Vito? conservala, quella lì, e conservala, sì, è preziosa. Quella bene. È su Radio Sterock TV, per tutti quanti che vuole vedere questa. Le prime 7 domande a Vito Zagarrio stanno nella playlist Le interviste di Radio Sterock. Quindi ringraziamo Vito Zagarrio per essere stato qui con noi. È stata una grande serata, anche grazie a lei, al suo apporto, sempre puntuale e puntuale. Vivace, i tempi televisivi, chi ce li ha e chi non ce li ha. Bene. A questo punto io andrei a concludere con 2 cover, se volete rimanere, voi tutti ospiti, voi pubblico, faccio 2 cover per ringraziare, diciamo, Battiato e Giovanotti, faccio questa fusion. E noi ci sentiamo presto, professore, e spero che sarà un successo il suo prossimo film, le auguro tutta... A fare altre cose insieme, se non altro altri 20 anni di interviste. Ma sì, arrivederci. Ciao, stay live, stay rock. Grazie. Bene, ragazzi, siamo sopravvissuti a questo Radio Stay Sanremo, ma non è ancora finita, perché adesso Gianlu i capelli, lo so, ragazzi, che vuoi farci? Inoltre, nel bene e nel male, almeno per una week, si tratta di musica, di arte e spettacolo della società. Certo, ragazzi, ma adesso, se non ve ne andate, io faccio questo mio doppio omaggio. Prima un maestro assoluto, Franco Battiato,
E poi a Giovannotti con L'animale per quanto riguarda Franco Battiato e Mi fido di te, che è quanto mai contemporanea per quanto riguarda Giovannotti. Quindi se mi date un attimo, io trovo la chitarra, quindi cominciamo con L'animale di Battiato. Per concludere questa nostra serata, ringrazio il pubblico di Radio Stay Rock, Picchio Tenace Rock, Anarchy Brain, Marcella Candura, ringrazio Sunroom per averci tenuto compagnia, e se adesso trovo anche il plettro, mi accingo a suonare L'animale di Franco Battiato. Per il momento cover, no, non lo trovo, momento cover di Radio Stay Rock. Eccoci qua, datemi un secondo, non scappate via, non scappate, che ho trovato il plettro, ecco, il plettro del destino, verde, vedete? Vediamo se ci siete ancora, che io faccio la ronda, vediamo, ci siete ancora? Allora, coraggiatemi un attimo, che non è un momento facile, soprattutto dopo 2 ore di intervista, di interviste, di commenti, insomma, al festival. È stata una serata bellissima e speriamo di chiuderla nel modo migliore. Vivere non è difficile, potendo poi rinascere. Cambierei molte cose, un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione. E avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni e non si arrende mai e non sa attendere. E l'animale che mi porto dentro vuole te. La 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 la. La 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 la. Dentro me segni di fuoco, è l'acqua che li spegne. Se vuoi farli bruciare, tu lasciali nell'aria oppure sulla terra, va l'animale che mi porto dentro, non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni e non si arrende mai e non sa attendere. E l'animale che mi porto dentro vuole te. Grazie, grazie pubblico formidabile
di Radio Stay Rock. Vediamo i commenti. Ci siamo, dai Gianlu, grandi, grandi Paul Gray, grandissimo, grazie Anarchy, sei veramente un amico, sei un fratello. Accendini accesi, dice Paul Gray. E adesso ragazzi, momento commovente, perché io questa canzone la dedico a tutto il pubblico di Radio Stay Rock, di cui mi fido ciecamente. Quindi pubblico di Radio Stay Rock, io mi fido di te. Salutiamo Giovanotti. E vediamo che esce fuori. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzone d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli e remagi, forse fa male pure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra al burrone, di guardare giù la vertigine, non paura di cadere, ma voglia di volare. Stay rock! Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Pubblico di Radio Stay Rock, mi fido di te, io mi fido di te, e io mi fido di te, e cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, alcol e una croce, la te dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male pure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra al burrone, di guardare giù la vertigine, non paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, e cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, io mi fido di te, ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità, evoluzione, in cielo e in prigione, questa non è un'esercitazione, forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà, lupi in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va stare collegato, di vivere d'un piano, di stendermi sopra al burrone, di guardare giù la vertigine, non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, ehi, mi fido di te, ehi, mi fido di te, e cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?
pubblico di Radio Stereo. Mi fido di te, io mi fido di te. Ehi, mi fido di te. E cosa sei disposto a perdere? Grazie. Thanks Doc, thanks, grazie a voi ragazzi, è stata una serata meravigliosa. Di Marcella non c'è da ficarsi perché è una rompiscatole. Dai Gianlu alla grande. Grazie ragazzi, grazie, siete, grazie Marcella di essere sempre con noi, di essere puntuale, condividere con noi le cose che trovi interessanti nel web, poi le condividiamo su Radio Stereo Kid, il nostro meraviglioso gruppo. Insomma, con questa canzone che ho dedicato al nostro gruppo, insomma, alla nostra amicizia che c'è, perché poi siamo tutti amici, quindi siamo tutti amici che parlano di arte e cultura. In questo caso è stato Radio Stay Sanremo, e quindi con la sigla finale, con Roberta Giallo, io chiudo questa puntata. Chiudiamola insieme, questa puntata di Radio Stay Rock, quindi non mancate poi domenica prossima e giovedì con Rock Cafè, con Anarchy Brain. Ragazzi, è stato veramente un piacere. Grazie di essere stati con noi. Buonanotte a tutti. Stay live, stay Sanremo. Ciao Marco Barrano. Ciao a tutti. Sognare, non sprecare le tue ore con una come me e dimmi che non c'è, non c'è niente di speciale tra noi, non si parla di attrazione, stavolta no, non mi devo sbagliare. Confondere il reale con il mio stupido fantasticare. Con la fantasia ho visto cose bellissime e quando ho fatto ritorno mi son sembrato spazi infiniti, là eravamo così uniti. Non c'è niente di male se ho paura di guardare lì nello specchio dell'anima. Lo so, i tuoi occhi mi diranno la verità. E allora io stavolta non la voglio sapere. Mi fa comodo non guardare, non capire. Con la fantasia ho visto cose bellissime e quando ho fatto ritorno mi sono sembrate lontanissime, qui ci dividono spazi infiniti, là
tutto è facile, tutto è difficile. Senza di te tutto diventa inutile. Sottile il filo teso tra il possibile e tutto ciò che resterà impossibile. Tutto è labile, tutto è indelebile. È insopportabile sentirmi fragile. Il mondo è di chi lo guarda negli occhi. A volte sono accesi, a volte